Eccoci in diretta, siamo in diretta in questo momento in videoconferenza con tanti di quelli che diventeranno amici, per me sono sconosciuti, a partire ovviamente da Piero Moscardini, perché non è che facciamo la storia della sua vita perché ci piace raccontarla, ma raccontare la storia della sua vita è un po' raccontare l'esperienza di 50 anni di Protezione Civile. Ci sono talmente tante cose che si possono dire e fare che io partirei subito senza fare troppe prolusioni, se Piero è d'accordo. E devo dire che io farò l'interlocutore, ma chiederò a lui di fare un po' da guida, perché lui conosce questi tantissimi suoi amici, che diventeranno anche nostri amici sicuramente, con i quali ha condiviso momenti importanti. Dico solo una cosa per chi non dovesse conoscere Piero Moscardini, che lui è un vigile del fuoco, ha fatto la sua storia nella Protezione Civile, ma quando noi parliamo di Protezione Civile a volte parliamo di terremoti, di alluvioni, di ponti che crollano, adesso di pandemie, ma ci dimentichiamo a volte anche, non so, il delitto Moro, ad esempio, ci dimentichiamo Vermicino, chi ha un po' i capelli bianchi forse se lo ricorda, ci dimentichiamo di Piazza Fontana, di tanti altri fatti che sono stati per la nostra storia emergenze vere, non solo per il momento dell'emergenza, ma per quello che abbiamo vissuto dopo e per quello che abbiamo imparato da quelle emergenze. Allora, io direi di partire subito però da Piero. Piero Moscardini, Piero, come cominci tu? Come comincia un ragazzo, un giovane, questo percorso straordinario che credo tu non immaginassi dove ti avrebbe portato? Buonasera a tutti, chi è in collegamento e chi ci sta ascoltando su Facebook. Devo dirti, è cominciato con un dramma familiare. Sono rimasto orfano di mamma all'età di 17 anni, per cui mio padre si è allontanato dalla famiglia ed ero sotto chiamata militare. Per sbaglio entro nei pompieri, per sbaglio non tanto, perché avevo un cugino che poi è il pompiere, il famoso pompiere che parlava con il bimbo da Vermicino, Fernando Broglio, il pompiere che ebbe due giorni e due notti il bambino sulla sua voce, viveva sulla sua voce, mi spinse a fare questo lavoro. Entro nei pompieri, per cui 66, all'Unione di Firenze, mi congedo con il terremoto del Belice. Mi sono innamorato, il Corpo Nazionale fa questo, fa innamorare chiunque credo si avvicini a questa divisa, a questo andare senza ricevere. Io credo che se c'è un organismo, con tutto rispetto per tutte le strutture operative dello Stato, ma noi pompieri non appariamo mai in nessuno scandalo, non ci siamo mai fuori dentro, non abbiamo tempo, perché quando suona la campana abbiamo già un altro intervento dopo qualche istante, per cui mi onoro di aver fatto parte di quell'organizzazione, di quell'organismo, e nel 69 cercavo un posto di lavoro. Non ero diplomato, non riuscii a diplomarmi perché dovevo lavorare per mantenere mio fratello e mia sorella, aiutare la famiglia che era rimasta. Però una persona mi aiutò ad entrare nel corpo. Mi suggerì come entrare. Era l'ingegnere Elveno Pastorelli, il famoso Pastorelli di Luce, poi mio comandante di Roma. Per cui lo spazio per andare a fare questa attività era Milano. Immaginatevi un 23enne con questo accento arrivare in Lombardia. Devo dirvi che la mia storia nasce in Lombardia, mi innamoro di questo lavoro. Comincio ad avere infiniti numeri di esperienza in questa attività. Io sono veramente grato a tutti i colleghi milanesi, a tutti i miei superiori che all'epoca mi presero per mano, fino ad arrivare a Piazza Fontana. Io di eventi milanesi potrei ricordare scoppi, incendi, gravissimi incendi, dove
tutte queste esperienze sono fatte con esperienze fatte da gente con i capelli bianchi, brigadieri, marescialli. All'epoca i pompieri avevamo gradi militari. Io ho passato 3 anni e mezzo in Lombardia, a Milano Centrale, nella sede di via Messina. Posso dirvi con le più grandi e belle esperienze che potevo fare dal punto di vista non solo umano, ma anche professionale. Ma, beh, sì, vengo a Roma, vengo a Roma e vado al comando dei pompieri trasferito. Da lì comincio un percorso infinito fino agli anni, come dicevi prima, Friuli 76, e fra il Friuli e il 76, fra il Friuli 76 e il Irpinia 80, prima hai accennato appena prima di entrare in collegamento con il delitto Moro. Certo. Lì i pompieri furono impegnati come tanti altri nella ricerca del cadavere del presidente. Certo. Perché un computer non ce ne riesce? Ma pare stato. Certo. I pompieri intervennero alla ricerca famosa su segnalazioni avute in via. Mannaggia, dov'è? Non vi sento più. Ti sentiamo, solo che qualcuno è entrato. Qualcuno c'ha l'audio aperto. C'è l'audio aperto, adesso lo chiuderò io di qua, così almeno. Per cui parliamo del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Per cui lì c'è una mia intervista rilasciata ad un importante giornalista, poi divenuto amico. Ma che cazzo sei? Andrea Purgatori. Per cui riusciamo a dire, a capire esattamente che il ritrovamento ci fecero cercare Moro dappertutto a Roma, fino a che purtroppo il famoso ritrovamento in piazza, piazza via Caetano. Allora, certo. Da Moro in poi devo correre, altrimenti devo correre, perché da Moro in poi intervenne in Irpinia il più grave terremoto. Ma io di modo in quel periodo, insieme all'ingegner Pastorelli, all'ingegner Coccerasa, che è qui in collegamento, ad altri funzionari dei pompieri, passare alcuni mesi, circa 6 mesi, direttamente prima operativamente a Calapicco, poi Zamberletti volle il team dei pompieri che con lui lavorarono in Friuli, a Gemona. Ci ritrovammo questo gruppo di amici direttamente al comitato di Napoli, al 10° comitato. Lì passammo 6 mesi fino all'attimo della ricostruzione. Lasciai l'Irpinia con una grande esperienza sulle spalle, perché oggi quando si parla di terremoti non si capisce che, fortunatamente, io dico, i numeri li valutiamo sempre per morti e feriti. Per 300 morti, per chi fa questo tipo di attività e l'ha fatta, vedo anche in linea un altro collega pompiere, ex pompiere, ma noi non siamo mai ex. Ciao Claudio. Per cui 3.000 morti e 8.000 feriti e una regione massacrata come la Campania mi ha portato ulteriormente ad acquisire esperienze uniche. Rientro a Roma, fine 80, 81 Vermicino, altro grande evento, nel quale dalla sala operativa del comando di Roma gestimmo, e l'ingegner Coccerasa ne sa qualcosa, gestimmo quell'intervento per 3 giorni e 3 notti, cercando di far miracoli. Però non siamo né nani e né saltimbanche, in quel buco non ci si entrava. Io da quella sala operativa cercai di fare insieme ai colleghi di Milano, reperire mezzi speciali, trivelle, tutto quello che ci cercò di fare, eccetera. Non ci riuscimmo. Purtroppo paghiamo ancora oggi. Tutti hanno raccontato storie di questo evento, non tutti hanno raccontato le verità. Era difficilissimo prenderlo, era difficile entrare. Abbiamo avuto 2 persone che si calarono e si incastrarono in quel pozzo: Donato Caruso ed Angelo Richeri. Uno era una mezzanese, l'altro era una persona di origine sarda. Che i pompieri del vero Pastorelli rischiarono di lasciare dentro, per cui il rischio era che ulteriormente creassi un danno a un potenziale soccorritore che si mise a disposizione. Tanto cuore, tanta anima in quelle persone, ma anche tanta rabbia da parte nostra, perché noi pompieri siamo abituati a salvare la gente. Quando qualcuno ci sfugge di mano,
credetemi, ci rimangono dei segni. Quei segni però consentirono ad Elveno Pastorelli e a Giuseppe Zamberletti di avere il coraggio di dire: per Micino è stato un momento nel quale il mondo del soccorso cominciò a riflettere, perché dopo Vermicino, un anno esattamente dopo, luglio 82, vengo chiamato da Elveno Pastorelli, che mi disse, insieme a un altro carissimo amico che non c'è più, Carlo Fabrizio, dobbiamo lamentarlo, Marco Fagioli, altro funzionario dei pompieri, fraterno amico, ci ha lasciato qualche anno fa purtroppo, veniamo chiamati da Zamberletti per dire: apriamo qualcosa di nuovo, apriamo l'ufficio del ministro per il coordinamento della protezione civile. Lì nasce, con Elveno Pastorelli, capo dipartimento della protezione civile, il sistema, un sistema che era senza una legge, un sistema che era, ci presentavamo in giro per l'Italia, nelle prefetture, ricordo la prima Valtellina, ricordo Pozzuoli, bradisisma di Pozzuoli 84, evacuazione di 25.000 persone per il problema del bradisismo. Però ci presentavamo dicendo, alzando la mano, dicevamo: ci manda Zamberletti. Cioè Zamberletti era un nome, Zamberletti era un personaggio, Zamberletti era un uomo che sapeva decidere, Zamberletti era un uomo tra altri tempi, era un uomo che ha vissuto, avendo vissuto due emergenze importanti, vicino a noi, io dico sempre noi, perché credo che Zamberletti si fidasse del corpo talmente tanto, una volta ebbe modo di dire: ti porterei in una camera operatoria perché sareste in grado di anche di assistere i cittadini quando ne hanno bisogno anche di questo. Quindi quando noi giornalisti diciamo che Zamberletti è il papà della protezione, del dipartimento di protezione civile di quell'organizzazione, non sbagliamo. Guarda Elso, Zamberletti è stato un uomo di coraggio, perché è sempre stato, passatemi un termine, usato dal sistema politico nel momento in cui il paese è stato in crisi. Tutti i momenti gravi, nel momento in cui il paese è stato in crisi, Zamberletti, per chi governava il paese, era l'uomo dalle soluzioni. E quelle soluzioni però pretendeva della squadra, chiunque, credo che il Gerco c'era, sono tanti tecnici che qui ci stanno seguendo. Quando hai una squadra della quale ti fidi, bene, il risultato deve esserci, perché noi non abbiamo un obiettivo diverso, non abbiamo interessi economici, io ho l'interesse di risolvere il problema, poi tutto il resto verrà, se viene, ma credo che questo lavoro mi abbia portato e abbia portato chiunque io abbia avuto vicino a dover prendere il topo. Il topo gira, ma noi dobbiamo controllarlo. Questo credo che Zamberletti lo abbia capito dall'inizio, anche se è stato a volte, passo il termine, non ripagato. Io sulla sua bara a Varese ho pianto. Tollaso mi ha preso e mi ha allontanato. Ho detto: Piero, ma che succede? Mi emoziono, perché sapere che di perderlo, dopo che fra tanti sacrifici lo abbiamo messo in videoconferenza e non stava in piena forma, l'ingegner Marcucci è memore, l'inaugurazione di un master all'Università dell'Aquila, nella quale gli spiegammo esattamente qual era il fine, mi disse: Piero, questa è l'unica strada, lasciamo perdere il disaster manager e cominciamo a parlare sempre più di prevenzione. Bene, io l'ho lasciato piangendo su quella bara, e però mi onoro il fatto di averci lavorato insieme 10 anni. Questa è stata la mia grande marcia. Poi la marcia è stata... Enzo, la marcia è stata corredata, ci poi passeremo la parola ad altri. Certo. È stata corredata da una serie di incontri fortunati, perché in questa marcia io, dopo una serie di sottosegretari, a cominciare dalla Carulli, che era nel governo berlusconiano, per cui lei era una docente di non aveva nessun tipo di specializzazione in materia. Eppure devo dirti che l'onorevole Fumagalli Carulli fu quella ministro della protezione civile, sottosegretario della protezione civile, perdonami, in grado di essere disponibile ai suggerimenti fin dal primo momento, per cui all'Unione del 94. Certo. Poi l'incontro con Guido Bertolaso. Guido Bertolaso arriva al Dipartimento nel 96, per cui sto scrivendo queste memorie in un libro che prima o dopo mi stimolerete a chiudere.
Certo. Nel 96 Guido arriva da capo dipartimento e lì ho la sua conoscenza. Il suo rapporto con Guido, lo chiamo per nome, ci chiamo di tu, mi onoro di aver lavorato anche con lui. Però prima, nel dopo Bertolaso, arrivò un altro grande personaggio che avevo conosciuto in alcune emergenze all'estero. Certo, il allora... Mai comunque ottantenne, il professor Franco Barberi, certo. Un canologo di fama mondiale, col quale ho avuto la fortuna, sempre grazie al Dipartimento, di lavorare con lui in Ecuador, di lavorare con lui in Camerun, di lavorare con lui un paio di volte sull'eruzione dell'Etna, la deviazione del 92 e del 2001. Per cui tutto questo percorso fino al 2001, di nuovo l'avvento di Guido Bertolaso al Dipartimento, ho avuto maestri di vita, ma maestri professionali di altissimo prezzo, altissimo livello, che hanno ritenuto opportuno utilizzarmi, impiegarmi, un po' come testa di ponte in ogni emergenza che questo paese ha vissuto all'estero. Sì, i comuni sono talmente tanti, io qua avevo un elenco, ma mi fa paura anche solo, poi lo leggo, solo per capire, ma poi arriveremo all'estero. Volevo, dunque, diciamo che questa protezione civile un po' più organizzata nasce, a parte la legge ovviamente, che è del 92, però attorno agli anni 80, i primi anni 80 si comincia ad organizzarsi. Volevo approfittare della presenza fra i nostri ospiti, fra quanti sono con noi oggi, dell'ingegner Colcerasa, spero sia giusto l'accento, per capire anche da una voce esterna quale fu il ruolo dei Vigili del Fuoco, perché Piero Moscardini è Vigile del Fuoco con orgoglio, lo rivendica sempre. Quale fu il ruolo dei Vigili del Fuoco però? Perché Protezione Civile è tanto, ma i Vigili del Fuoco sembrano, a noi che seguiamo le cronache, ogni volta sembra essere un po' la spina dorsale di questa Protezione Civile, è così o no? Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, sì, bene, bene. Ah, perfetto, un saluto carissimo a tutti quanti. E i Vigili del Fuoco sono la spina dorsale del sistema, ma in realtà lo sono da tantissimi anni, anche prima della Neo Protezione Civile che nasce, diciamo, nel 92. In realtà noi, scrivendo un po' di storia, la facciamo nascere, alcuni amici miei la fanno nascere addirittura all'epoca dei Romani, con la corte famosa dei Vigili del Fuoco che avevano in cura la sicurezza dei Romani dagli incendi soprattutto. Però il corpo nasce nel 39, nel 40, nel 41 con leggi diverse sulle scuole centrali antincendi e poi proprio come organizzazione centrale facente parte del Ministero dell'Interno. Quindi già si delinea una configurazione essenziale per la protezione del cittadino. È chiaro che c'è un'evoluzione dei tempi, delle necessità, dei bisogni, un'evoluzione sociale notevole, quindi rapidamente nel passaggio da 41, epoca bellica, in cui il pericolo e i Vigili del Fuoco hanno subito parecchie perdite nei bombardamenti e quant'altro, beh, il periodo evolve, si va verso la pace, si passa attraverso il periodo della guerra fredda, non dimentichiamoci, e i Vigili del Fuoco diventano ugualmente un cardine del sistema di difesa civile all'epoca, perché il rischio non era tanto quello di protezione civile quanto di difesa civile. Ricordate che all'epoca c'era la rincorsa a costruire gli shelter perché c'era la paura della guerra nucleare e quanto altro. E quindi rapidamente arriviamo agli anni 60. Negli anni 60 c'è la vera prima legge di protezione civile, quella della 996, che però è una norma molto amministrativa, molto burocratica, sempre incardinata nel Ministro degli Interni e nei Vigili del Fuoco. Quindi la visione del legislatore, della società degli anni 60, metà anni 60, è quella di vedere una protezione civile molto simile a difesa civile, dove tutto è legato sostanzialmente alla burocrazia, quindi alle procedure e soprattutto un sistema interventistico di soccorso. La vera svolta si ha appunto con la legge degli anni 90, che però chiaramente risente di una serie di approfondimenti notevoli a tutti i livelli, e contiamo i personaggi che ha citato anche l'amico Piero, tra i quali il principale è sicuramente Zamberletti, ma non dimentichiamo Pastorelli ed altre persone con le quali
Io stesso ho avuto modo di approfondire i temi di protezione civile con una visione che noi all'epoca, giovani, ritenevamo moderna. In realtà la modernità dura un attimo, poi ci sono tante altre modernità. Nel mente la società sviluppa, tutto ciò che era moderno diventa vecchio e quindi è una rincorsa del moderno guardando al passato. E comunque sia, rimane questa figura preeminente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che per vocazione, per strutturazione, proprio per organizzazione, per competenze, per qualità e quantità, per distribuzione del territorio, non è più preposta soltanto al soccorso tecnico urgente, che permane una mission delle istituzioni, del sistema istituzionale italiano. L'altra mission è la prevenzione incendi e sicurezza, aggiungerei io. Ecco, ma chiaramente continua a essere un elemento di riferimento importante, tant'è che viene riconosciuto nello stesso testo delle leggi, sia del 92, sia quella più recente del nuovo codice, che è molto più recente, del 19, quindi degli anni nostri sostanzialmente, è componente operativa fondamentale. Ecco, molto spesso si omette di pensare a questo termine operativo. Perché? Perché il sistema molto ampio di protezione civile c'è sempre il Ministero dell'Interno, ma che non va confuso, perché il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha una sua identità operativa, va bene? Partecipa a tutte le azioni, ma anche di prevenzione e anche di programmazione e pianificazione dei sistemi di emergenza. Perché giustamente non si può pensare di operare in emergenza per risolvere un problema che è diventato grave, gravissimo, come quello che stiamo affrontando in questo momento con la pandemia, se non si è programmato e pianificato insieme alle altre componenti, che sono la comunità scientifica in primis, va bene, tutte le altre strutture istituzionali, pubbliche e private, gli ordini professionali e quant'altro, gli altri ministeri, oggi il Ministero della Salute. Ecco, il corpo rimane come componente fondamentale. Rimane come componente fondamentale perché ha questa capacità. È molto flessibile e può intervenire in ogni tipo di situazione, in ogni tipo di condizione. Questo è sostanzialmente il discorso che ancora oggi facciamo noi e fanno tutti. Insomma, nessuno mette in dubbio questa capacità essenziale del corpo, quindi del sistema. Certo, ma la cosa che forse noi non abbiamo capito bene all'epoca, poi abbiamo capito dopo, è che in quegli anni si passava da un sistema che prevedeva di intervenire quando succedeva qualcosa, quindi di soccorso, a un sistema che diventava di prevenzione, perché da quei soccorsi si traevano quelle informazioni utili per pianificare un sistema in grado di prevenire oppure di intervenire con maggiore efficacia, con l'esperienza maturata in quegli anni lì. Fabrizio, perdonami, Elso, perdonami. Sì. Posso aiutarti se credete? Certo. Perché abbiamo, non dico ospiti, ma abbiamo presente un po' una serie di personaggi insieme a Fabrizio, che vede il sistema, ormai lo vediamo molto avanti noi, negli anni di chi poi, proprio grazie alla legge, Fabrizio, abbiamo cominciato a parlare con i territori. Il territorio prima, l'ente che subiva il danno, e che era provincia, comuni e territorio, tra virgolette, esterno allo Stato, era lo Stato che interveniva solo sempre per soccorso. In materia di previsione e prevenzione, questo paese non l'ha mai fatta, l'ha fatta pochissima e le continua a fare ancora poco, secondo me, quando invece ce n'è bisogno del doppio, del triplo, secondo me, anche investendo in prevenzione. Allora, io mi sono permesso di chiamare Elso a questa cosa, sì, a questo bellissimo pomeriggio, ed ho collegato due persone con le quali ho lavorato e mi veramente mi vanto di aver conosciuto qualche anno fa. La persona è intanto l'ex assessore al territorio, all'ambiente, ai trasporti, e più che ne aveva, voglio dire, all'epoca, a Grosseto, Sergio Bovicelli, che vedete con ampi baffi e con occhiali, sorridente, con una libreria magnifica dietro. E la sua, chiamiamola, spina nel fianco, che era la Lorella Santori, che dopo avermi conosciuto ha cominciato
ulteriormente a metterlo in crisi, perché di questo lavoro credo ci si innamori. Poi vedo sulla destra, non ultimo, e mi fa piacere ulteriormente perché ci siamo visti operativamente parlando all'Aquila, un altro assessore, ma volontario, sommozzatore, che mi vede e ci vediamo da Bellaria e Gea Marina, capito? Per cui Fabio Scarpellini, altra persona che ho conosciuto, perdonami Fabio, quasi per sbaglio, ma questi rapporti rimangono, per cui credo che a loro tre, in maniera diversa, possiamo chiedere. Non ultimo, vedo collegato sotto il monitor dell'assessore, del mio amico Sergio Bovicelli, un caro amico pompiere, anche lui collocato a riposo, ma persona che ha dato il meglio di sé. Ci siamo incontrati per sbaglio, io scendevo dal serbatoio di Edirene in Libia e lui arrivava, ci siamo dati il cambio. Claudio Garibaldi, che è stato per anni responsabile del nucleo NPCR del comando di Roma, per cui qualche pompiere in più. Vedo anche un altro pompiere, un altro Claudio, che è super attrezzato in cuffia e al quale credo Claudio Garibaldi abbia passato a uno dei suoi allievi il testimone, perché adesso Claudio, che è di sopra, lo vedete, sorridente, fa parte dei nuclei NPCR di Roma, per cui abbiamo varie professionalità da interpellare in questo senso. Io cederei la parola per avere un processo dal territorio all'amico Sergio Bovicelli e a Lorella. Decidete voi, Sergio, ciao. Sì, no, è importante sì che loro due ci comincino a dire qual è stato l'impatto con questa protezione civile, perché voi ce l'avete parlato dal di dentro, da pompieri, da chi la viveva nelle emergenze. Le istituzioni se la sono vista catapultare addosso, cos'è stata, una benedizione o un problema? Parla Sergio? Ecco, Sergio, non arriva l'audio. Non arriva l'audio, cerco di smutarlo. Eccolo, adesso arriva. No, no. Non lo sentiamo. Ah, sì, forse sì. No, non arriva l'audio. Di Sergio non arriva l'audio. Non riusciamo a sentirlo. Non riusciamo a sentirlo. Intanto che risolve, Lorella. Ecco, intanto che Sergio risolve i suoi problemi. Lori, Sergio, Lorella la sentiamo bene, Lorella Sartori. Prova a sistemare l'audio, Sergio, un paio di suggerimenti. Salve, mi sentite? Sì, bene, sì, in questo caso bene. Sono Lorella Sartori e sono stata la responsabile del servizio protezione civile della provincia di Grosseto fino al 2010. Che cosa dire? A parte saluti a tutti e grazie per avermi invitato, anche se ecco, è da 10 lunghi anni che non sono più nel servizio protezione civile, ma sono sempre una dipendente della provincia di Grosseto, ormai da 35 anni. Quindi diciamo che mi ritengo una veterana. E per quanto riguarda la protezione civile nell'amministrazione provinciale, in questo caso di Grosseto, posso dire che il nostro ufficio all'epoca era un ufficio molto strutturato, perché eravamo l'ufficio lavori pubblici che accoglieva all'epoca la protezione civile, e dopo la riforma del, magari ne parlerà più ampiamente il mio caro amico e assessore Sergio Bovicelli, dopo la legge Bassanini e la riforma del titolo quinto della Costituzione, alcune regioni tennero per sé, diciamo, la materia di protezione civile dichiarata di legislazione concorrente, altre come la regione Toscana invece delegarono alle province, e a seguito di questo la preparazione, diciamo, dipendenti era, del personale era squisitamente tecnica, perché comunque sia personale dei comuni, delle province, delle comunità montane hanno sempre, facevano fronte e continuavano a far fronte alle emergenze sul territorio, però il fatto di diventare titolari proprio della materia e quindi di dover stilare un piano di protezione civile, che poi era
il frutto della prima parte dello studio delle quattro sezioni nelle quali si divide la protezione civile, ovvero la pianificazione, la prevenzione, il soccorso e il superamento dell'emergenza. Ecco, mentre i vigili del fuoco, il servizio sanitario, come ha ben detto l'ingegner Colcerasa e Piero, intervenivano da sempre e quello era il loro lavoro e i professionisti di questo tipo di attività erano comunque loro, chi era il gestore del territorio, il sindaco in primis, la provincia che comunque andava a supporto dei comuni, qualora i comuni non fossero in grado di far fronte anche alla quotidianità, ecco, tutto questo veniva fatto con uno studio del territorio a monte e con questa pianificazione. Nella pianificazione venivano delineati tutti i vari rischi e poi per in qualche modo comunicare ai cittadini quali fossero i rischi che erano presenti sul territorio, veniva fatta un'informazione. Diciamo che tutto questo era una cosa molto collegata, perché non poteva esistere poi un'emergenza fatta senza, perlomeno nel nostro territorio, senza sapere di che cosa stavamo parlando, da dove veniva, soltanto in quel modo, come ci ha sempre detto Piero, con una formazione, con uno studio appropriato, con una formazione del personale si poteva far fronte alle emergenze. Lui tutte le volte diceva, io vado in giro sì a fare emergenze, però preferirei di no, nel senso in Italia specialmente in regione Toscana, ci sentivamo per telefono ed era questa la nostra grande soddisfazione, ovvero far fronte a quello che ci capitava con i suoi insegnamenti, con quello che avevamo sia imparato e che cercavamo di mettere in pratica con il nostro personale, con l'acquisto di mezzi, insomma siamo stati aiutati tanto dalla regione. Lori, ti posso interrompere un attimo? Allora, in attesa che Sergio riesca a ripristinare il collegamento. Vediamo. In teoria dovremmo sentirlo, ma non lo sentiamo. All'audio basso, l'audio è attivo. Lo sto facendo chiamare da un super tecnico, o da Canarino o da Sironi, lo stanno chiamando. Allora, io vorrei dire solo due cose, Lori. In quel periodo, proprio grazie a Sergio Bovicelli e a Lorella Santori, io conobbi Lorella Santori, Lori, vuoi dirlo tu, nel 96, se non sbaglio. Allora, il primo incontro nel 1996, quando il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile organizzò, a seguito del primo corso che fece per Disaster Manager, ebbe questa, secondo me, illuminata idea di iniziare a formare tutti i tecnici amministrativi degli enti locali. Per cui io andai nei primi 20 giorni di giugno a Castelnuovo di Porto, siamo stati lì, eravamo un centinaio di persone per 2 settimane e conoscevamo appunto le varie persone del dipartimento, gli esperti che cercavano di farci entrare in questo mondo. E Piero Moscardini, come dice lui, che ve lo dico a fare, cioè attraeva tutte le varie persone, anche quelle più magari che non erano tanto motivate, e uno dei giorni in cui era a farci lezione era giovedì 19 giugno, me lo ricorderò per sempre, del 1996, interruppe la lezione, lo mandarono a prendere con un elicottero e andò direttamente in Versilia perché era il giorno dell'alluvione della Versilia. Dopo questo grave evento della Versilia, Elso e amici che ascoltate, il Colcerasa guardando perplesso, perché ci incontrammo anche con lui a bordo di un elicottero che prese con un pattino un cavo di alta tensione mentre ci avvicinavamo. Ma questi sono piccoli quisquigli, voglio dire. Però attenzione, lì, dopo quella grande esperienza che il Dipartimento mise in piedi, cioè la formazione, il Dipartimento valutava i funzionari regionali
che cominciassero a dialogare e a parlare la stessa lingua. Questo è un grave problema che c'è ancora oggi, purtroppo. E allora che è successo? La regione Toscana riuscì con fondi europei, se non sbaglio, Lori, sì, era il 2001-2002, a mettere in piedi con soldi europei, per cui non li chiediamo, questo è gravissimo, questi problemi potevamo prendere soldi dal 2001 e poi, caro Patrizio e carissimi amici, caro Fabio, prendere soldi, prendere personale esperto nella pianificazione e nella gestione dell'emergenza, va bene, e far sì che sfornassimo, va bene, quanti eravate, Lori? Eravamo tra il primo e il secondo corso 85 persone e abbiamo fatto un corso di 240 ore con superamento di esame finale. Siamo stati 4 mesi a Prato, la sede era a Prato, con colleghi amministrativi e tecnici che venivano da tutte le parti della Toscana, compresa l'isola d'Elba. Il nostro compresa Lato l'isola d'Elba. Allora, carissimo Elsa e carissimi amici, credo che questo sistema è un sistema che funzionò perfettamente. Cioè, 80 persone che quotidianamente hanno a che fare nei propri uffici tecnici e con il proprio mondo del volontariato, ma anche con i sindaci inesperti, caro Fabio, cari amici che abbiamo fatto gli amministratori, personale inesperto che viene messo a fare il sindaco, lo fanno diventare la legge autorità di protezione civile, e questo signore non sa di che parla, non sa assumersi responsabilità né lui e nel tecnico comunale. Vedo Sandro Bonetti fare sì con la testa, architetto caro. Ciao, architetto caro. Questa è la verità che ancora oggi vive sul territorio a Chieti. Per cui io credo che dovremmo ricominciare da dove abbiamo lasciato, ricominciare da capo, perché non è detto che andando avanti si faccia sempre bene. A volte anche con questa nuova norma, poi ne parlerà credo anche fino a il nuovo codice di protezione civile, forse hanno dimenticato di chiamare noi anziani, caro Fabrizio, e chiederci come meglio funzionava questa macchina 25 anni fa. Allora, quegli 80 tecnici usciti con soldi pubblici, certificati con soldi pubblici, certificazione regionale, cioè la regione Toscana ha certificato i suoi tecnici. Lorella, quante volte va mandato in giro, se non ero da noi dal dipartimento a chiamarli in giro per l'Italia ad operare? Quante volte si è stati presi e fatti operare, Sergio? Quante volte? Su tuo invito, diciamo, siamo stati io personalmente al terremoto Lombardia, terremoto Molise e poi il terremoto quello Abruzzo. Sì. Beh, Elso, io come amministrativo un aiuto ai sindaci, insomma, ecco, in questo senso. Ma non potevo essere io, Fabrizio, doveva essere un sistema, quando Fabrizio parlò di Corcerasa, non potevo essere io, Claudio, non potevo essere io, Sergio, Roberto, a chiamare per amicizia Lorella Santori e tutti quanti i professionisti che avevamo fatto crescere. Ciao Armando, vedo l'ingegnere Lombardi collegato. Cioè non potevo essere io che mi fidavo dei vari Bovicelli che aveva avuto modo di darci, va bene, disponibilità per decine e decine di persone avevano cominciato a capire questa materia. Non può essere questo sistema, non può funzionare questo sistema. Io devo dire grazie a quanti si sono fidati dicendomi c'è da fare, corri, venite a darmi una mano. Ma questo l'ho dovuto fare anche a San Giuliano di Puglia, dove io a San Giuliano di Puglia mi resero coordinatore dopo quel disastro, una scuola che massacra figli di età minore, e dove un sindaco, Antonio Borrelli, e se lo ricorda benissimo Roberto Faletti, va bene, che era con me, un sindaco e che era autorità di protezione civile con una bimba sotto le macerie deceduta, un assessore con un figlio, una figlia deceduta, dovevano gestire l'emergenza? Il tecnico comunale aveva 2 nipoti sotto le macerie. Chi chiamai, Roberto? Chiamammo gli amici di cui mi fidavo, che precedentemente avevano lavorato con noi in Umbria e Marche, caro Fabrizio, perché non dimentico che anche tu eri responsabile del soccorso a San Giuliano di Puglia, e eravamo fra le macerie a raccogliere quei corpi. Tutto questo, caro Elso, se non viene trasmesso e portato seriamente di corsa, va bene, in quei territori che aspettano terremoti e non bussano ormai da 200 anni, tipo la Calabria o la Sicilia, noi siamo un paese che, se per caso in pieno Covid, mi ero raccomandato ad Angelo Borrelli giorni fa, se per caso ci fosse un terremoto oggi, noi siamo tutti impegnati in Covid, ma la pianificazione reale in questa materia, ancora oggi, in tema di terremoti,
un grave intervento in Sicilia come quello degli anni 1900 Messina, io credo, caro Fabrizio Colcerasa, che l'intervento e chi porta ancora questa divisa tipo Claudio, in pianificazione non c'è scritto niente, non c'è nulla da nessuna parte, perché ognuno la pianificazione se la fa per conto proprio, non c'è una pianificazione interconnessa fra amministrazioni, ognuno si fa il piano e se lo tiene dentro al proprio cassetto, non può essere così. Certo, farebbe piacere se c'è Sergio. Certo, non riusciamo a sentirlo, no, Sergio. Non riusciamo a sentirlo, non riesce ad arrivare l'audio. Lui sente noi, ma non ha il microfono abilitato. Forse potrebbe funzionare, se ci sente, uscire e rientrare nella piattaforma. Vediamo, noi non lo sentiamo, no, non riusciamo a sentirlo. Magari può... Allora, Sergio, ti faccio richiamare da Lorenzo. Allora, Enzo, scusami, vedo un altro amministratore, perdonami, che per anni ha amministrato ed è un tecnico, tra l'altro. Siamo pieni di architetti e ce l'abbiamo dalle mille. Meno male. Fabio Scarpellini, ecco. Fino all'amico Sandro Bonetti a Chieti. Fabio, ciao. Allora... Proviamo a capire da qualche amministratore che cosa si può fare, perché poi andiamo avanti anche a seguire un po' questo lavoro fatto in tutti questi anni, ma mi pare che abbiamo capito che l'errore maggiore che stiamo facendo è che stiamo perdendo quelle professionalità che erano maturate fino agli anni 90, 2000, cioè quel sistema che era nato, se vogliamo, anche un po' così di amicizie, che era nato per passione, ma che aveva una grande professionalità, poi è andato perdendosi, o forse non ci sono più stati gli strumenti per trasmettere queste professionalità alle nuove generazioni, ad esempio di amministratori. Noi abbiamo moltissimi sindaci, assessori, funzionari giovani che questi fatti li hanno solo sentiti raccontare e nessuno ha trasmesso loro queste esperienze. Che cosa si potrebbe fare? Che cosa vorrebbe dire per un amministratore riuscire ad avere queste conoscenze? Chi è che vuole intervenire? Ma credo prima Fabio, da amministratore, poi c'hai anche di nuovo l'ingegner Lombardi anche. Certo, chiaro. Allora, sentiamo Fabio. Fabio Scarpellini. Eccolo, Fabio dovrebbe esserci. Fabio, l'audio? Sì, sì. Non lo sentiamo. Non lo sentiamo, dovremmo sentirlo. Eccolo, adesso sì. Ok, adesso sì. Perfetto. Oh, Fabio, ciao. Ogni tanto andare... A lavorare sullo schermo qualcosa ci si inventa. Sì. Innanzitutto grazie all'amico Piero, ho ricevuto ieri sera questa comunicazione e di buon grado sto attendendo una videoconferenza con Bologna, però ancora mezz'ora riesco a stare con voi. E ho sentito questa prima parte di discussione e l'immagine che mi sono fatto io di Protezione Civile dal lontano 1986 che ho cominciato a entrare a piccoli passi in questa famiglia e poi andando avanti, conosciuto Piero Moscardini e tanti altri soggetti che comunque hanno fatto grande il sistema e l'ho vissuto anche da amministratore, 10 anni di amministratore come assessore alla protezione civile e tante altre deleghe, oltre vice sindaco, e mi hanno fatto conoscere un sistema che tutto sommato formato da 4 soggetti, Piero. Io mi ricordo la prima volta che sono venuto a Roma nel vostro ufficio, eravate in un mega stanzone in via del Lupiano in 4 e quello era l'ufficio gestione emergenze. Esatto. Un ufficio gestione emergenze che funzionava tutto sommato, perché comunque 4 soggetti che venivano, avevano una storia alle spalle, vigili del fuoco e quant'altro, ma soprattutto credevano in questo sistema e lo stavano creando. Perché poi la cosa è arrivata quasi all'apice, purtroppo, e poi ha preso una china discendente. Gli ultimi anni io mi sono chiamato un po' fuori, passatemi questa,
questa indicazione, perché ritengo che oramai il sistema di protezione civile, così come lo stiamo veicolando, sta diventando un sistema di passacarte. Forse è un termine forte, ma non ci sono più le pianificazioni, non ci sono più i sistemi di gestione emergenze, non ci sono più tutta una serie di elementi e di condizioni per far sì che, uno, si possano prevenire, che è la cosa più importante, quindi certi disastri, ma soprattutto la pianificazione del territorio. Io mi sono sbattuto per 10 anni per poter far approvare un piano di protezione civile nel mio comune di 20.000 abitanti, che durante il periodo estivo arriva a 100.000, perché siamo un paese turistico, quindi potete immaginare quali possono essere le implicazioni, ma le diverse i diversi moduli che bisognava pensare, perché un discorso è il periodo invernale, l'altro è l'avere 80.000 turisti sulla spiaggia. Quindi questo qui, come regione Emilia-Romagna, l'abbiamo vissuto in un modo straordinario fino a una decina d'anni fa, quando poi è andato in pensione il buon ingegnere Gidi, che Piero conosce benissimo. No. E lì era lui riuscito, perché era un uomo forte, capace, ma forte nel senso che comunque aveva le capacità tecniche, ma soprattutto credeva nel sistema, e mettendosi in rete con il dipartimento, mettendoci del proprio, perché comunque era un vulcano di idee, comunque era riuscito a creare un sistema che funzionava, dalla piccola realtà di 2.000 abitanti fino alla grossa città come Bologna, Parma e altre realtà, che hanno fatto scuola a livello regionale sicuramente, ma hanno comunque potuto lasciare il segno anche in ambito nazionale. Questo per dire cosa? Che innanzitutto il discorso che faceva prima Piero, purtroppo chi è eletto, il sindaco, 9 volte su 10 non conosce la realtà di protezione civile, ma soprattutto non ci crede. Cioè, tanto qui da noi non succede mai niente. Quindi a cosa serve? Sono soldi buttati via, quelli investiti nella prevenzione, negli studi, nei protocolli, e quello anche di far crescere un sistema di volontariato che comunque possa nel momento giusto essere a disposizione. Perché il ragionamento che faceva Piero prima, quando lui chiamava Tizio, Caio, Sempronio, perché erano amici, perché comunque li aveva già sperimentati in tempo di pace, con le esercitazioni, con tante altre situazioni, sapeva che si poteva fidare. Quando sono stato chiamato San Giuliano di Puglia, il buon Piero mi dice: ok, quello è il tuo settore, una funzione da gestire, funzioni ente locali, solo perché ero assessore allora. Ho detto: ok Piero, ma bisogna anche capirsi, ma detto, non ti preoccupare, lo sai fare. E mi sono trovato a gestire la funzione enti locali da un giorno all'altro in una situazione come quella del Molise. E poi l'Aquila, il nostro terremoto che abbiamo avuto comunque in zona Modena, mi hanno comunque, fra virgolette, formato, ma mi sono formato proprio sul terreno, nel senso che a emergenza in atto comunque venivamo chiamati, vuoi perché faccio l'architetto di professione, quindi un minimo di competenza in materia ce l'avevo, e venivo puntualmente sbattuto a gestire tutto il discorso dei sopralluoghi in affiancamento ai vigili del fuoco, ma soprattutto una cosa che ho imposto in alcune situazioni è stata quella di creare delle strutture parallele alle strutture locali. Perché, come giustamente diceva Piero prima e ci ha sempre insegnato negli anni, chi è colpito direttamente può avere i familiari che deceduti o comunque senza casa, che sono in situazioni non idilliaca, e quindi hanno bisogno loro stessi di essere supportati. E se devono prendere delle decisioni, è chiaro che lo fanno con la testa rivolta da un'altra parte, perché chiaramente prima la famiglia, i familiari e poi il posto di lavoro. E questo puntualmente è successo a San Giuliano, è successo all'Aquila, così come è successo in Emilia, così come purtroppo succederà, perché le nostre strutture locali,
che sia la regione, la provincia per quello che può ancora contare, o i comuni, non riescono a fare massa critica e trovare la giusta quadra in tempo di pace per poter essere pronti a supportare l'attività degli funzionari locali in caso di emergenza. Io questo in regione ci ho provato anche dopo il passaggio, quando è andato in pensione appunto l'ingegnere Gidi, però non si riesce a sfondare, cioè non si capisce questo concetto, che comunque chi è colpito direttamente non ha la mente lucida per poter gestire un'emergenza, ha bisogno di persone. Fabio, mi stimoli, perché hai toccato un argomento importantissimo, credo, Enzo, amici Gasparri. Allora, mi auguro che quanto prima Povicelli rientri. Quello che ho sempre suggerito, mi sono permesso di suggerire, tu ricordavi l'ingegnere Gidi, era un uomo con carattere un po' come il nostro, decisionista. Non ultimo, me lo ritrovai allo tsunami, cioè venne come Emilia Romagna per capire esattamente Piero cosa ti serve. Questo ci dicevamo. Però credo fortemente quello che tu mi rammenti, è che per chi come tanti di noi, Fabrizio, hanno gestito e hanno vissuto l'emergenza irpina, i soccorritori in ogni emergenza, io non voglio fare dello sciacallaggio perché c'è gente che ci starà sicuramente vedendo in Italia e non solo in Italia, siamo collegati anche con amici da Cracovia. In Irpinia, quando arrivammo a Calabrigo, quando arrivammo a Mater Domini, quando arrivammo a Teora, Sant'Angelo dei Lombardi, c'erano distaccamenti dei pompieri. Io ho sempre vissuto e detto, dove mi è capitato ogni volta, e Fabio lo ricordava, ognuno di noi, prima di essere soccorritore, io compreso, avevo dei figli, avevo una mamma, avevo un papà, avevo parenti. Per cui prima di, e parlo con pompieri, vedo dei pompieri collegati, prima di essere soccorritore, Claudio, ma tu prima di uscire e andare in sede di servizio di turno libero, quando suona la campana, devi ricordare di metterti in sicurezza papà, mamma e tutta la tua famiglia. Per cui i numeri sono bassi, perché anche i soccorritori sono terremotati. Per cui da qui, come diceva, ricordava Fabio, i gemellaggi che io ho sempre suggerito agli amici toscani con i quali ho lavorato spesso e volentieri, di prendere un modello che è un modello funzionale, un modello che ha funzionato. Io quando vedo le alluvioni oggi e la gente dimentica quello che facevo in Versilia, cara Lorella, dopo il 96, l'alluvione in Versilia, con morti portati a 70 km di distanza dall'alta valle, Fabrizio. Quel modello Versilia voluto da Franco Panteri, altro grande personaggio che mi onoro di aver avuto vicino, va bene, aver avuto io frequentarlo più volte, quel modello Versilia è un modello che ha funzionato sempre. Io dobbiamo solo copiare come funzionava quella macchina. Certo, non ci sono più i soldi, perché questa è la materia, Fabio. Il fondo di protezione civile che consentiva alle regioni di allungare la mano e chiedere allo Stato centrale aiuto, oggi lo metto in dubbio quando parliamo di sanità, quando parliamo di scuole, quando parliamo di Covid e quando parliamo di protezione civile, non può essere, scusatemi, materia concorrente. È uno Stato che perde 30.000 vite, stiamo perdendo vite umane, e aspettiamo le decisioni o le indecisioni o la luna di talune, voglio dire, giustamente riconoscimenti politici che sono stati dati con il famoso articolo, l'articolo famoso della legge che lo consente, va bene, il fatto di essere materia concorrente. Credo che su questo ci possa rispondere Bovicelli se è in contatto, o Fabrizio Concerasa, ma lo stesso Armando Lombardi. Ragazzi, non è più possibile credere e pensare, va bene, che in tema di protezione civile noi diventiamo concorrenti. Lo Stato è uno, perché poi tu allo Stato chiedi lo stato di emergenza, chiedi i soldi, caro Fabrizio, chiedi le casette, chiedi il contributo per costruire case che poi fra 20 anni dovrebbero essere abbattute, perché lo dice l'Europa. Tutte quelle casette mobili o casette fisse che abbiamo messo alla Matrice, che abbiamo messo in tutto il centro Italia, sono elementi che verranno rimossi a dei costi di 55.000 euro casa. Io non voglio fare del terrorismo, ma dico che forse delle case mobili o addirittura il modello irpino,
con dei moduli abitativi, chiaramente, che non sono più i container di una volta, ma sono case mobili, si potrebbe arrivare a riutilizzarle senza spendere soldi pubblici per rimettere in piedi un sistema, voglio dire, di soccorso a chi è terremotato. Io però in questo non vedo Sergio Boricelli, Fabio, e siccome parlavi da una regione a me molto cara, al di là dei nostri rapporti amicali che durano da anni, se mi permettete, ad un'altra grossa componente, Elso, è la componente del volontariato, perché è vero che i pompieri hanno la storia alle spalle fondamentale, ma oggi sia nel sociale, ma sia in tema di protezione civile, io non posso non dimenticare, voglio dire, il mio amico Roberto Bartolini, che ho avuto modo di ulteriormente sperimentare sul territorio, Roberto, in quel dell'Aquila, per cui vedere piombare la regione Emilia-Romagna e vedere Roberto all'opera insieme al papà, insieme a tutti gli amici che avete concorso e corso come folli anche in quella grande emergenza. Ciao Robby, io ti passerei la parola, perché anche a te come ente locale, poi sei un gruppo di volontariato importante in un comune, le difficoltà credo che prima riconosceva l'amico l'architetto Fabio Carpellini possano essere materia tua, voglio dire, tu la stai vivendo, come poi la vivrà, e la passiamo la parola, carissimo Elso, anche a Sandro Bonetti, architetto che lavora sulla provincia di Chieti e credo che nei comuni sappia esattamente le difficoltà che ci sono per portare a casa questa materia. Durissimo, un saluto a tutti, durissimo parlare dopo Piero, ma soprattutto è ancora più duro far smettere Piero di parlare, diciamo così, che voi lo conoscete tutti e quindi una volta che parte è inarrestabile. Un saluto dalla Romagna a tutti gli amici, a coloro che ci seguono, e sono assolutamente onorato e ringrazio per l'invito a partecipare. Io ho conosciuto Piero nel 2002 in occasione del terremoto in Molise, era già un personaggio estremamente, estremamente importante. L'ho conosciuto alla seconda giornata che io ero presso il campo e arrivò notizia che arrivava questo personaggio, e ci incontrammo alle 2 di notte, facemmo le 5 della mattina a sentirlo parlare. Io mi sono iscritto, ho fondato l'associazione del mio paese, un piccolo paese della Romagna di 1700 abitanti. Abbiamo fondato questa associazione nel 2000 in occasione dello sciame sismico che ha colpito la mia provincia, fuori Cesena, e poi siamo, diciamo così, cresciuti in maniera importante. Ci siamo ritrovati prima 7-8 amici, poi sempre più. Oggi contiamo 53 volontari. Ci siamo costruiti la sede che è attualmente COM, quindi il centro operativo misto della mia vallata. Ce la siamo letteralmente costruita il sabato e la domenica, lavorando ininterrottamente per 2 anni, tutti i sabati e le domeniche. Avevamo all'interno tutti i volontari che avevano tutte le professionalità possibili e siamo riusciti a fare questa sede. È cambiata parecchio la protezione civile negli ultimi 20 anni, da quando abbiamo iniziato. Sostanzialmente, anche se, diciamo così, è un termine forte quello che sto per dire, ad oggi ci sentiamo come gli operai gratuiti del comune. Non mi piace dire questo, però ad oggi siamo questo, siamo diciamo così quei volontari a costo zero che sono sempre disponibili per tutta una serie di necessità, di eventi e quant'altro. Quindi non eravamo così 20 anni fa, la burocrazia è arrivata all'ennesima potenza. Per avere un rimborso di 3 euro di benzina ci sono da compilare 4 fogli, se ti sbagli di una virgola c'è il rischio della denuncia. Io sono presidente attualmente della mia associazione, quindi tocco con mano quotidianamente quello che è
la difficoltà nel gestire la situazione e la difficoltà a trovare i giovani, perché non è facile invogliarli a entrare a fare del volontariato, pur se hanno quotidianamente davanti agli occhi delle persone che dimostrano che fare il bene agli altri e ricevere un grazie è la medaglia più bella che si possa ricevere. Certo. Roberto, grazie. Allora Enzo, sei d'accordo tu? Adesso c'è una serie, credo, di persone ancora in giro. Io vedo Claudio. Direi che puoi chiamarle in causa tu che le conosci, perché io... guarda, io vorrei chiudere un attimo col territorio parlando con un altro bravissimo tecnico, architetto, conosciuto in un momento di relax qualche anno fa, partecipa anche lui, è venuto a vedere esattamente cosa combiniamo all'Università dell'Aquila da ormai da qualche anno con il centro studi del quale mi onoro di far parte. Per cui io, se siete d'accordo, alla scaletta, Enzo. Certo. In attesa che Bovicelli riesca a ridarci voce, abbiamo in linea Sandro Bonetti, che prego di essere chiaro, breve, perché abbiamo una serie di persone di Edimas che hanno il piacere di aver vicino, per cui sia Armando Lombardi, l'ingegnere, che l'ingegnere Marcucci, cioè il cuore nuovo. Quando diciamo che non ci sono volontari, ed è vero, caro Roberto, ma per fortuna abbiamo non giovanissimi, ma insomma già dei grandi professionisti, tipo Armando Lombardi, l'ingegnere Marcucci, che credono in questo percorso che abbiamo iniziato nel 2010 con Edimas, con Centro Studi, che ad opera, voglio dire, di centi di questo master abbiamo già tirato fuori questi anni 30, 40, 50, 80, 100 persone in grado di testare esattamente quello che sentirete dire. Cioè sono uscite persone che hanno creduto, oltre a essere già dei professionisti, fare un master di formazione che abbiamo messo in piedi, un master lunghissimo, non è un master semplice, è un master che si fa il sabato e la domenica. Cioè questa gente che sentirete parlare, sacrificando i sabati e le domeniche alla famiglia, ai figli, è impegnata ormai dal 2010. Sono 10 anni che corriamo in giro a dare il meglio di noi, il meglio di loro, con una serie di docenti di alto pregio, di alto livello, non ultimo l'ingegner Colcerasa, ma anche Miozzo, anche altri personaggi del Dipartimento della Protezione Civile. Per cui a Sandro Bonetti, la tua realtà territoriale, così come ci raccontava il buon Fabio Scarpellini, che è un tuo collega, dalla parte di là d'Italia, per cui del tuo Abruzzo, perché Sandro Bonetti vive problemi chiaramente con la realtà abruzzese. Grazie Piero innanzitutto per avermi invitato a partecipare a questo incontro, che per me è interessantissimo, molto bello e soprattutto istruttivo. La mia esperienza nella protezione civile è un'esperienza nuova, io non sono organico in nessun dipartimento, io sono un libero professionista. Mi sono trovato da abruzzese a vivere le esperienze di L'Aquila 2009 e Abruzzo 2016-2017. Le ho vissute come tecnico volontario di supporto alla protezione civile, eccetera. Però professionalmente mi occupo ormai da tanto tempo, da tanti anni, di pianificazione. E nelle attività mie di pianificazione mi sono dedicato con un discorso di interesse un po' per quelle che sono appunto le emergenze occorse qui in Abruzzo, un po' per vocazione, un po' per curiosità, per passione, anche alle tematiche di protezione civile. Quindi prima, ecco, quando Piero mi ha visto annuire su quelli che sono i problemi che i sindaci, purtroppo non formati, spesso devono affrontare, ci sono appunto quelle legate alla gestione di questi aspetti, aspetti che non conoscono, aspetti nei quali loro tra l'altro spesso non hanno fiducia. E quindi io mi trovo ad essere, ad esempio, redattore di piani di protezione civile, interfacciandomi con i vari servizi regionali,
certamente disponibili nel condividere scelte, decisioni, eccetera, senza però poter entrare in un livello di copianificazione invece generale del territorio. Quindi mi trovo a dover assumere delle decisioni condividendole con me stesso, condividendole con il buon senso, condividendole qualche volta con il buon Piero che gratuitamente mi fornisce la sua assistenza ed è per me un elemento di confronto prezioso che mi dà la possibilità di mettere a disposizione il suo know-how a favore degli enti locali. E purtroppo la realtà è complessa. Io, ad esempio, tornando all'argomento che avete appena chiamato, quindi quello della presenza del volontariato, perdonatemi, ma ho forti perplessità, non sulla buona volontà del volontariato, ci mancherebbe altro. Però il problema della gestione della sicurezza del territorio, che per conto dello Stato non può essere veicolata attraverso la buona volontà di tanti uomini e di tante donne. Io credo che le attività di protezione civile debbano vedere il sindaco come rappresentante dell'ente locale, autorità che ha potere cogente, oltre alla competenza di cui parlavamo prima, potere cogente e di fatto imperativo nella risoluzione delle problematiche. Purtroppo il fatto di doversi sentire, questo è capitato anche a me in occasione di incontri in regione, che le problematiche vanno risolte contando sul volontariato, per me non è in grado di erogare nessuna sicurezza. E lo dico a questo punto non da tecnico, ma da cittadino. Ribadisco la... Sandro, posso farti una premessa, Sandro? Scusa se ti interrompo. Allora, stai fotografando una situazione che, come dice Roberto dall'Emilia Romagna, così ci diceva Fabio Scarpellini lo stesso da Bellaria, così ci dici tu dall'Abruzzo. Allora, io parto da un presupposto, poi ti faccio un break un attimo, passeremo ad uno che vive questa materia come l'ingegner Marcucci e Armando, poi passeremo anche ai colleghi pompieri. Io ho fatto il sindaco in un piccolo comune, Fabio, tu lo rammenti. Ho fatto il sindaco per 5 anni. Ho sempre pregato, specialmente nei piccoli comuni, dove tu non hai risorse. Cioè, il sindaco non ha soldi, mi sbaglio? Roberto, non abbiamo fondi, ecco perché usano il volontariato come forza lavoro, questo è il concetto. Però io dico, e poi con Armando e con Marcucci, questo cerchiamo di passarcelo come metodo, anche con la Lorella, anche con il Bovicelli, forse anche con Fabio ne parlammo. Qual è il tema? Avendo fatto io il sindaco in un piccolo comune, e avendo vissuto come presidente dell'Unione di Comuni aggregati, 7 comuni, allora qui c'è da chiarire una volta per tutte, se vogliono cambiare e dicono che vogliono cambiare l'Italia dopo il Covid, voglio dire, qualcuno cominciasse a dire che anche in questo tema ci chiamassero chi ha fatto l'amministratore, Sergio e caro Fabio, caro Fabrizio, scusatemi, l'obbligatorietà dell'associazionismo come Unione di Comuni. Perché tu, facendo la famosa, voglio dire, l'unione fa la forza, io in un ambito, come dice Roberto, che ha 30 volontari, ma non c'è un ricambio generazionale, perché se andiamo a vedere anche nel comune di Dovadola e andiamo a vedere l'età media dei suoi volontari, sono volontari sicuramente sopra a un'età alta l'età del volontario. Fabio, è così. Cioè non abbiamo più, ma le stesse AMPAS, le stesse Misericordie, la stessa Croce Rossa, tra virgolette, comincia a soffrire questa materia. Allora io credo, da amministratore di un piccolo comune, che l'unione dei comuni o quelle comunità montane, tra virgolette, che ancora sono in piedi, serva una legge, una norma, perché più volte ci hanno richiamato all'ordine, caro Fabrizio, i prefetti, scrivendoci che bisognava associare 10 funzioni, lei deve associare 10 funzioni, ma non lo può fare il prefetto perché non c'entra niente, non lo può fare la regione perché diventa un atto politico, e non lo fa lo Stato, per cui non lo fa nessuno. Nessuno obbliga 7 comuni che hanno lo stesso rischio idrogeologico,
che hanno lo stesso rischio sismico, a trovare il comune capofila, che può essere il comune di 10.000 abitanti, va bene, il comune di N, Pinco Pallino, capofila, e lui è il sistema, lui è il responsabile, lui è il referente al quale dare fondi distribuiti per il soccorso tecnico urgente, ma anche per la pianificazione. Non può ancora oggi esiste questo di problema, grave problema. La protezione civile in talune regioni, lasciatemela passare, è diventato un veicolo politico, perché chiunque governa e chiunque passa al governo di quella regione o di quella all'epoca provincia cercava di finalizzare il proprio intervento e i propri fondi esclusivamente a quel volontariato, dando a quel volontario una barchetta in più, una divisa in più, un paio di stivali in più. Questo non può essere. Questo l'ho vissuto in tutte le regioni d'Italia, meno talune che avevano vissuto sulle proprie spalle gravi, gravissimi eventi, a cominciare dal Friuli, a cominciare dal Piemonte, dopo l'alluvione, ma la stessa Liguria. Per cui se c'è un modello che ha funzionato, se c'è un modello che funzionava, Fabio, se c'era la colonna mobile Emilia-Romagna che funzionava perfettamente con l'uomo e Gigi, non può essere andando via col Cerasa o andando via Piero Moscardini o andando via Claudio Garibaldi, il sistema dei pompieri non funziona più. Cioè cadono i pompieri, cade il sistema di soccorso non funziona? Beh, questo non può essere, qualcuno deve capire che questo sistema è in difficoltà. Io mi auguro che i codici di protezione civile, il codice nuovo che è stato da poco operante, che è stato stabilito con una norma, con un decreto, con una legge, vada a migliorare questa situazione. Io però adesso, perdonami, Piero, Sandro. Piero. Sì, dimmi. Scusate, io volevo concludere un attimo, Piero, con una considerazione un po' forse pesante, però in questo contesto mi sento di poterla esternare, perché come tecnico, appunto, redattore di una serie di adeguamenti di piani di protezione civile locale, un tecnico incaricato per la redazione di CLE, vivo purtroppo con una percezione che è venuta adesso dal raffronto con le autorità sovraordinate, legata al fatto che della protezione civile purtroppo interessa tanto poco quanto niente a chi sta, io parlo, sopra di me. Ed è una cosa piuttosto grave, io la trovo anche pericolosa, tant'è, e qui concludo, perché dopo aver evidenziato una serie di criticità di metodo e di contenuti a questo punto non chiaribili e non esplicitabili in maniera utile per accrescere quella che è la sicurezza della popolazione e del territorio, in maniera polemica in una riunione mi sono trovato a dover dire che avevo la percezione che ci fossimo fermati alle 3:31 del 6 aprile 2009, quando il terremoto è arrivato alle 3:32. Grazie Piero. Piero. Sì, Fabio. Purtroppo vi devo salutare perché devo andare in videoconferenza con la regione, sta partendo la stagione turistica, quindi in tempo di Covid abbiamo i nostri problemini. Vedo attrezzato però, Ti vedo attrezzato perché il mascherino, c'è un mascherino doc anche tu. Oggi è il 72esimo giorno ed è un caso che sia in ufficio, il 72esimo giorno di emergenza che stiamo gestendo a livello comunale per il Covid. Immagino, Fabio, l'immagino. Però adesso mi stanno chiamando dalla regione, devo scappare. Un abbraccio, grazie di tutto. Un abbraccione a tutti, grazie dell'invito e comunque vedo di trovare poi la registrazione. Grazie. Mille. Certo. Senti, Elso, io approfitto solo un attimo, certo, per ricordare che fra quelli che non ci possono essere, ma ci hanno mandato un messaggio, io li sto provando a contattare, ma come Fabio sono sicuramente impegnati, ci sono Angelo Borrelli e Agostino Miozzo che ci hanno mandato un messaggio dicendo: abbiamo il comitato tecnico scientifico come tutti i pomeriggi, salutaci Piero, saluta tutti gli amici, noi non demordiamo, proviamo comunque se fra un buco e l'altro del comitato tecnico riusciamo a farci portare un saluto, comunque ci recupereranno anche loro dopo
per sentire che cosa abbiamo detto, quindi quello che noi diciamo lo sentiranno. Vai, perfetto. Piero. Perfetto, guarda, stava interrompendo Fabrizio Cocciarasa un attimo. Aveva Io non vorrei essere più polemico di Sandra Bonetti, perché tu lo sai, ma io sono libero professionista, quindi siccome abbiamo fatto mille esperienze, è vero che poi ognuno ha la sua idea, insomma, però ormai dopo 40 anni, insomma, quindi, insomma, se uno non ha capito una cosa è decoccio, come si dice a Roma, no? Allora, il discorso è complicato, indubbiamente, è molto complesso, altrimenti non saremmo qui a discuterne anche in modo appassionato. Intanto, come metodo, tu sai molto bene che non è stata più fatta nessuna conferenza nazionale sulla protezione civile, no? Tipo quella, no, famosa, cioè, in cui venne anche il Presidente della Repubblica. Quindi già questo dà un'idea di quanto, al di là dei problemi che abbiamo, il Covid, eccetera, eccetera, possa essere di interesse della protezione civile. Il discorso è questo: la protezione civile, torno al discorso che facevo con Zamberetti, non paga. Quindi la politica, che se ne dica, io vedo gli amici assessori, eccetera, che hanno anche loro illustrato le loro difficoltà, no? A raffrontarsi con, eccetera, eccetera. I sindaci hanno loro i loro problemi e quanto altro. La politica mette la protezione civile a un angolo e se ne ricorda quando c'è l'emergenza. Questa cosa non mi porta alle 3.31, mi porta al 1941, quando c'era la guerra. Va bene? Questo è il discorso fondamentale. Tutto il resto entra qui dentro, entra nella politica in cui ancora non si riesce a capire qual è il ruolo del ministro dell'interno e qual è il ruolo della presidenza del Consiglio dei Ministri, che ancora fanno a botte. Non me ne vogliono gli amici prefetti. Oggi abbiamo il ministro dell'interno, che è prefetto, la Morgese. Questo è il dato fondamentale. Poi ci sono le gelosie, perché io sono un terremotato. Pieve Bovigliana, attualmente Val Fornace, Camerino, eccetera, eccetera, lì non si riesce a tirare fuori il regno del buco, per quanto ci sia oggi un grosso personaggio che è il commissario Legnini. Perché? Perché i comuni non si mettono d'accordo, non riescono a fare un piano. Cioè, io sono anche mezzo architetto, per la verità. Allora non vedo come si possa fare protezione civile, cioè sicurezza del territorio, se non ci si affida a competenze, va bene, ma volontà politiche. Se tu non c'hai né volontà politiche né competenze, che succede? Confusione, l'entropia, ingegneristicamente parlando, fisicamente parlando, confusione. Io non sono neanche d'accordo sul discorso che il nuovo codice, già è sbagliato chiamarlo codice, non sono convinto che il codice attuale del 19, va bene, sulla protezione, legge numero 1, sia in grado di risolvere i problemi che erano rimasti attaccati per evoluzione dei tempi con la legge 292. È chiaro? Allora, questo è il discorso che direi. La politica, c'è interesse o no a risolvere questo problema? Sì o no? Tutto il resto, questo è un corollario, cioè tutto il resto sta lì dentro, il volontariato. Ma per Bacco ci mancherebbe altro, il volontariato è importante. Però poi il volontariato, se non è gestito, in Germania sono tutti volontari, in America alla fine tutti volontari. Perché qui da noi c'è la conflittualità? Tu lo sai, vero? Io, allora, guardate, io personalmente ho cacciato i volontari. Lo sapete? Quando io ero comandante dei Vigili del Fuoco, ho cacciato i volontari. Ma mica perché mi sono antipatici, simpaticisti. Ma io come comandante dei Vigili del Fuoco... Ma questo sta sorridendo Claudio Garibaldi, forse lo ricorda. Sì, se lo ricordo Claudio Garibaldi, ma anche altra gente. Io ho cacciato i colonnelli generali che venivano nel mio comando. Dì, ma lei chi è? Allora, se c'è confusione, io ho un ruolo istituzionale, faccio il comandante, ma non più. Ho un'istituzione alle spalle, si chiama Ministero dell'Interno. Vorrei che ci fosse una presenza del Consiglio dei Ministri che fosse in grado di vivere questo problema. Sono il capo del divertimento, faccio questo e quest'altro, e in caduta, in cascata, c'è anche il volontariato, ci sono i sindaci che devono avere tutte le possibilità, perché non gli possiamo dare la croce addosso, tutte competenze, ma non c'erano nessun tipo di aiuto, ausilio o disponibilità. Questo è il dato, tutto, e tutto il resto, possiamo discutere quanto vogliamo, non ne usciamo fuori, non parlo più. Fabrizio, perdonami, se sei d'accordo, Elzo, certo. Siccome credo che Armando Lombardi abbia dei problemi proprio tecnici di lavoro, a meno che non abbia... Hai risolto, Armando? Sì. Allora, perdonatemi, io vi presento inizialmente, credo doveroso, ingegner Marcucci. Certo. Dirà come è arrivato a noi o come noi siamo arrivati a lui come Edimas. Stessa cosa per un altro professionista che è l'ingegner Lombardi, per cui Giulio, ciao, ben arrivato. Ciao Piero, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Beh, Giulio ci chiama da un'altra regione che conosciamo bene, la Toscana, sentite il suo accento. Per cui la domanda è,
Come arrivi a Edimas? Ma Edimas, sostanzialmente con Edimas ci incontriamo oramai nel lontano 2014, quando faccio domanda per partecipare al Master Odem e comincio questa avventura all'Università Cattolica. In questa occasione entro in contatto con tanti amici, fra cui Piero Moscardini e tante altre persone, e questa esperienza mi rafforza la passione che avevo in questa materia, e da allora Edimas ha sempre fatto parte della mia vita professionale ma anche personale. Edimas sostanzialmente raggruppa tutte quelle che erano le mie passioni, il mio convincimento di quello che era il nuovo modo, il nuovo corso che la pianificazione doveva intraprendere. Io, come diceva Piero, vengo da una regione in cui, diciamo, c'è una forte componente di rischio, c'è una forte componente di volontariato, c'è una forte componente politica che si è abbastanza frammentata, e quindi, diciamo, ho sempre vissuto la parte di protezione civile con attenzione e in qualche modo assistendo a cose poco comprensibili. Per questo mi sono appassionato, ho cercato di capire quelle che potevano essere le cose che non funzionavano, le cose che funzionavano, e da lì sono entrato in Edimas. In Edimas arriviamo alla fine del corso del Master Odem, faccio domanda per entrare, e poi da lì sono diventato vicepresidente, e adesso ho l'onore di rappresentare un gruppo di persone fantastiche, e da qui, ecco, saluto ovviamente Armando, saluto Pino, saluto tutti gli altri, ma ovviamente saluto in modo particolare Piero, che per noi non è solamente un amico, ma è un punto di riferimento, una persona che in qualche modo ha fatto tanto per il paese, ha fatto tanti anni di soccorritore, ha salvato tante vite umane, ma quello che sta facendo adesso è sicuramente non meno importante di quello che ha fatto finora, cioè quello di trasmettere a noi, che in qualche modo abbiamo qualche anno di meno, la sua esperienza, che è un capitale di inestimabile valore. Due parole su quello che è stato detto fino ad adesso, quindi volontariato, conflitti fra Ministero e gli interni, eccetera. Io credo che quello che è il problema più grande in termini di protezione civile sta nella mancata pianificazione. Cioè, se noi continuiamo ancora a parlare di piani di protezione civile, di piani di settore, di piani di utilizzo del volontariato, continuiamo a avere questa settorializzazione nella pianificazione, non ne usciremo mai. Noi dobbiamo cambiare aspetto, dobbiamo cambiare prospettiva, dobbiamo cominciare a pensare alla pianificazione capovolgendo quello che è l'attuale metodo. Noi non dobbiamo più preoccuparci di pianificare come gestire il disastro, come gestire le zone alluvionabili, eccetera. Noi dobbiamo mettere al centro della pianificazione i territori. Ogni territorio ha i suoi pericoli, ma anche le sue potenzialità. Noi dobbiamo partire dai territori, cercando di andare a far accrescere le potenzialità e a diminuire quelli che sono i pericoli ed i rischi. E questo lo possiamo fare solamente se mettiamo al centro della pianificazione i territori. E questo si può fare solamente se questa pianificazione viene fatta da professionisti del settore che hanno una preparazione multidisciplinare. È stato detto prima, non può essere il geologo o l'ingegnere a fare il piano di protezione civile, ma deve essere un team, deve essere un gruppo di lavoro. Deve essere un gruppo di lavoro che analizza quella realtà sotto tutti gli aspetti di vista. Noi mettiamo al centro della pianificazione, noi come Edimas abbiamo tre pilastri portanti, che sono la protezione e la difesa civile, ovviamente, ma sono anche lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale. Perché noi non possiamo pensare di pianificare il territorio pensando solamente al disastro. Per questo noi riteniamo che la cultura del disaster management sia ormai superata. Non voglio dire che all'epoca era sbagliata, io sostengo che è superata. Noi non possiamo più pensare di gestire le emergenze focalizzandoci sul disastro, perché quel disastro è un disastro, cioè è un qualcosa di limitato. Il problema è che spesso a quel disastro succede una crisi che poi ha delle conseguenze molto più gravi del disastro stesso. Lo stiamo vivendo in questi giorni, è vero, ci sono i problemi legati al Covid, ma quello che sarà la crisi economica ne deriva ha degli aspetti molto più importanti. Quindi quando si pianifica bisogna pianificare in termini olistici, andare ad analizzare tutti quelli che sono gli aspetti del territorio, focalizzarci sì sul rischio, ma andare a vedere anche tutti quelli che sono gli aspetti che girano intorno. E una cosa poi, così poi passo anche la parola agli altri, io credo una cosa molto importante: spesso si parla di unità quando si parla
di uomini di gruppo di lavoro. Quel gruppo di lavoro ha 10 unità, quell'altro ne ha 20. Ecco, io credo che sia molto sbagliato parlare di unità. Noi dobbiamo parlare di risorse, perché ogni persona che fa parte di un gruppo di lavoro ha degli aspetti che, se riusciamo a tirarle fuori, ha degli aspetti molto importanti. E questo per il motivo per cui all'interno anche dei nostri master ci sono degli aspetti legati alla psicologia del gruppo, alla gestione dei gruppi, perché è importante fare in modo che chiunque possa avere la possibilità di esprimersi al meglio. Chi coordina i gruppi di lavoro deve essere un manager, deve avere competenze sia tecniche, ma deve anche avere competenze di comunicazione, deve avere competenze di gestione dei gruppi, di psicologia. Questo è quello che noi stiamo cercando di fare nei nostri master. Quindi nei nostri master non c'è solamente personale docente universitario, ma ci sono anche persone che vengono dal mondo del saper fare, persone che possono trasmettere le proprie competenze. Giulio, eccomi. Ti interrompo per un semplice motivo. Come no? A proposito di competenze, visto che mi hai detto che chiuderai tra qualche istante, in attesa di Armando, vedo collegata una persona che solitamente... Cioè, che c'entra un medico, un chirurgo a fare il master? Di questi tempi c'entra. Di questi tempi c'entra. Allora, credo che c'entri, caro Enzo, in maniera particolare. Per cui vedo il volto sorridente, non più con mascherine, l'ho vista in questo periodo, con mascherine sempre, eccola, non perde. Ma la nostra Manuela Minaudo è una mamma che parte da Torino, anzi da Chivasso, parte ogni sabato e domenica e per n settimane viene all'Aquila e partecipa a questa nostra attività. Per cui io credo, Giulio, chiudi nel senso, ci hai raccontato e ci hai detto esattamente un paio di cose importanti, per cui tra le varie materie che avete, Armando, credo ormai nel DNA, è proprio la progettazione della comunicazione istituzionale. Quello che io ho visto in questa fase Covid, a volte fare dei buchi vergognosi. Per la comunicazione istituzionale, ognuno se l'è fatta come gli pareva e piaceva, caro Fabrizio. Allora credo che le materie, e poi tu sei docente nei nostri master, io credo che questa materia ulteriormente dovremo implementarla, ampliarla, far sì che tutta questa materia esca fuori. Per cui, Giulio, da presidente di Edimas, intanto ti abbraccio più di sempre e speriamo di rivederci presto, Covid permettendo. Armando, a te la parola, perché ormai sei libero. Tieni conto che dopo di te abbiamo Manuela. È abilitato l'audio di Armando? Sì, sì, ecco, abilitato. Grazie. Ecco, ciao anche a Manuela, che ho visto. Ciao Armando, ciao. Perché io vengo dall'edizione precedente del Master. Intanto grazie a tutti, saluto Piero, Giulio e gli altri. Io, nell'ascoltare quello che si è detto, al di là della provenienza professionale, io sono un ingegnere chimico, tra le varie cose mi occupo ormai da 20 anni di rischio industriale, sia dal punto di vista dell'analisi dei rischi, sia dal punto di vista delle ispezioni, sia dal punto di vista delle attività di supporto in prefettura per fare la pianificazione di emergenza. E si sente meglio così? Sì, così. Perché, meglio. Ecco, prima sì, arrivi male però. Ecco. Ecco. Mi era passato il microfono dalla parte di là del colletto. Quello che io, come diceva Giulio prima, bisogna spostare l'attenzione sul territorio, al di là delle competenze di provenienza. E io quello che ho potuto vedere, insomma, nei miei 20 e passa anni ormai nella pubblica amministrazione, è che su questi processi, su tutti i processi che governano le trasformazioni del territorio, che poi dovrebbe essere il senso ultimo di una pianificazione, ci stanno sopra delle zavorre, dei macigni, che si chiamano macigni fatti di 3.500 enti competenti, macigni di centinaia di norme che si sono sedimentate negli anni, macigni che sono proliferazione in maniera del tutto caotica di norme, piani, programmi a tutti i livelli territoriali, senza indirizzi univoci.
macigni che sono i tempi inaccettabili per concludere ogni procedimento di chiunque voglia fare, anche impresa nel nostro territorio. Tutti le difficoltà di portare avanti addirittura le pianificazioni, sia su scala nazionale che regionale, anche di quelle che riguardano la messa in sicurezza del territorio. Macigni che sono i moduli procedimentali, come le conferenze dei servizi, dove arrivano, convergono decine di enti che non si coordinano fra di loro, che non si parlano fra di loro e che magari per tirar su la bandierina hanno potere di veto e bloccano la conclusione dei procedimenti. Quindi vincere questo tipo di sfida nella rigenerazione del territorio, al di là degli strumenti adeguati, come diceva Giulio, un tipo di pianificazione che superi la pianificazione di settore, e questo si può fare solo costruendo la consapevolezza che c'è bisogno di pianificazione di questo tipo, probabilmente richiede proprio di investire proprio nelle competenze della pubblica amministrazione, perché una pubblica amministrazione che deve produrre valore si deve, come dire, deve poter esercitare la propria potestà amministrativa in maniera celere e chiara, in maniera da dare garanzie a chiunque, perché si deve porre come soggetto terzo. Ora, scusate se ho fatto questa, mi sembrava un po' doveroso anche rispetto al ruolo che ricopro, prima di parlare, magari se ci sarà tempo in un altro momento, di questioni che riguardano proprio le modalità di pianificazione a cui faceva cenno Giulio, e capire che nel nostro paese, a mio parere, una delle difficoltà più grosse per operare ogni tipo di trasformazione sta proprio qui. Credo, Armando, e dando un attimo di nuovo la regia al regista, ad Elso. Elso, per prendere un attimo fiato, e poi credo che il tema sanitario, Manuela, sia importante che ne parli anche Manuela, perché sembrerebbe strano che un medico e chirurgo venga a fare, o addirittura per la prima volta abbiamo avuto nell'ultimo master dell'Aquila ingegneri dei pompieri, caro Fabrizio, quei colleghi che operano all'Aquila, per cui per noi è stato un piacere vedere il corpo aprirsi e non essere quello che è, sempre chiuso in se stesso. Aprirsi e pensare che anche loro, forse anche giovani pompieri, giovani ingegneri, possono essere, caro Armando, caro Giulio, disponibili a ragionare su un tavolo aperto. Non più essere settari ed essere io sono il pompiere e basta. Tu sei un pompiere che ragioni con gli altri, con tutti gli altri che partecipano al territorio, alle responsabilità del territorio. Per cui, Elso, avevi quel filmato che mi avete chiesto di mandare per le sì, attività estere. C'era un filmato nel quale vedevamo gli interventi fatti. Tu intendi quelli fatti? Io intendo far vedere alla Emanuela, che è una professionista, che è chiusa, vedete, è un po' bianca, la vedo di pelle, è sempre chiusa in camera operatoria. Certo. Allora, no, non è vero, sto scherzando. No, noi abbiamo dei filmati, abbiamo delle immagini che si rifanno a degli interventi fatti all'estero. Ora, c'è un filmato dove sicuramente vedrete. In Pakistan, credo, c'è anche una mia intervista. In Pakistan vedrete esattamente, questo è il posto dove giungemmo dopo lo tsunami, perché io, il Dipartimento mi inviò la famosa notte in prima istanza alle Maldive, ma non ho visto il mare, per cui ci sedemmo in un aeroporto che riuscii a vedere e riuscimmo a mettere in piedi quel ponte aereo che portò in Italia 5.400 italiani. Poi mi mandarono, mi chiamò il capo dipartimento Guido Bertolaso, mi disse: Piero, dovresti raggiungere Colombo. Io ero convinto che fosse da Cristoforo Colombo tornando a casa dopo 3 giorni e 3 notti svegli. Invece no, arrivammo in questo posto che era Chinia, come vedete, 1.500 morti, dove insieme, carissima dottoressa, insieme ad un bellissimo nucleo di medici bergamaschi alpini, quelli che hanno ricostruito, credo, l'ospedale Covid alla Fiera di Bergamo, rimettemmo in piedi un ospedale da campo dove cominciarono a nascere bimbi cingalesi.
ma con medici italiani, cui questo team, che splendido team di professionisti che ci ha sempre seguito anche all'estero, credo ci stiano ascoltando, per cui avrei voluto aver piacere di avervi vicino tutti, però ci siete perché nel mio cuore, nella mia anima e nel mio percorso lavorativo ci siete sempre stati e sapete quanto io stimi tutti voi. Questo era Chinì, era Mutur, forse erano immagini uniche che tengo gelose, ma mi sembrava giusto oggi farvele vedere. Quando ne ho parlato con Roberto, Roberto mi ha detto: Piero, credo sia opportuno che tu mi mandi qualcosa. Certo. Quando si torna da questi luoghi, vi posso garantire, a volte di notte, dice la mia compagna di vita, balli sul letto. Sì, perché non ti passa sopra. Carissimo Claudio Pompieri, carissimo Fabrizio, non ci passa tutto sopra. Ci rimane dentro la storia, questa storia, questi momenti unici che ho vissuto e che mi sentivo il dovere di condividere con voi. C'è un filmato addirittura, credo, penso si riesce a beccarlo. Quello del Pakistan non ci è arrivato quello del Pakistan, allora, nel senso che quello che ci è arrivato non era proprio il filmato. Ho capito. Comunque c'era un filmato del Pakistan, come vedete all'opera, ecco, queste sono immagini che forse già avevate visto. Quello del Pakistan è un filmato dove vedete, entriamo nel territorio tra Afghanistan e India, per cui 92.000 morti. Cioè non è facile arrivare in luoghi sperduti del mondo con una guerra e con attentati in atto e dire, se non apportare soccorso, non apportare sanità, se non apportare professionisti, per cui operare in condizioni disastrose, ma con la nostra tecnologia, con i nostri bravissimi medici, con la radiologia portatile, con tutti gli strumenti che l'ospedale da Campi Italiano riuscì a portare. Devo dirvi, 2 mesi passati in quei luoghi, con una piccola interruzione di qualche giorno, la gente non voleva rientrare, i nostri nel cambio si alternavano, con difficoltà la volevano lasciare il posto. Non c'era proprio ormai l'amore, l'attaccamento a tutti quei ragazzi, a quei bambini, a quelle donne. Abbiamo cercato di curare tutti, e devo dirvi, lasciamo il posto come lasciai qualche anno prima in un altro grande intervento, è passato come uno scandalo, dove mi vanto di aver partecipato, e ancora oggi credo siano in collegamento Facebook decine e decine di ragazzi kosovari. Forse qualcuno ha dimenticato la strage e i morti che causò quella guerra sciocca, quella guerra che vide morire decine e decine di persone. Mi misero e mi dettero la possibilità di gestire un campo profughi di 5.400. Quei ragazzi ce l'ho ancora nel cuore, e anche lì, con molti sacrifici, con molto impegno, essere in un territorio tra Balona e il cuore dell'Albania, da italiano, con decine di volontari, con decine di ragazzi degli scout. Noi facemmo l'anagrafe di un campo. Ricostruimmo l'anagrafe di un campo, identificando bambini, identificando persone ai quali i serbi avevano tolto tutto, dignità, mezzi, documenti, addirittura non sapevamo e non sapevano come si chiamasse. Mi chiamò un sindaco di Pontremoli, l'onorevole Ferri, famoso onorevole dei 110 orari, e mi disse: Moscardini, che cosa le serve? E io gli dissi: onorevole, mi servono 10 operai dalla Toscana, era in Lunigiana, per cui era sindaco di Pontremoli, perdonatemi, e riuscì a... Sì, dirmi, sì. Mi sembra che adesso è sparito tutto. Poi Sergio, ci sei? Sergio, ti ascolto. Ciao Sergio.
interrompo subito perché voglio... Se potessi parlare qualche minuto. Ho dedicato molto per arrivare in audio. Per cui tutte queste esperienze vissute, anche in Albania, ed anche come italiano, Fabrizio Concelasa ne sa qualcosa. Piero, sono Sergio, se mi sentite... Sì, ti sento Sergio, adesso ti do la parola. Ti do la parola. Per cui anche lì taluni mi domandavano da Roma, il Ger Concelasa era capo dell'ufficio emergenze. E Piero, cosa ti serve? E un amico che non c'è più, che era il vertice del Corpo Nazionale, che ricordo sempre molto volentieri, l'ingegnere Alberto Delrico, mi diceva in dialetto napoletano, ma lui era di origine romana, oi guaglio, ma che ti serve laggiù? Cappellini, chiedemmo di tutto, cioè il mangiare, l'alimentazione, l'acqua, i bimbi che si facevano la doccia, l'igienicità di un campo in tenda di 5.400 persone, una città. E questo l'ho fatto non da solo, l'ho fatto con decine e decine di amici che ancora oggi contattiamo, ci sentiamo, di questa grande famiglia che è la Croce Rossa Italiana, ma anche delle pubbliche assistenze, anche di volontariato che veniva da tutta Italia. Non ultimo, ma primo fra i tutti, volli avere con me all'epoca gli scout, i boy scout. Io desideravo avere con me 15 giorni e non 8 giorni gli scout. Però prima di dare la parola a Sergio, vedo Lorenzo, intanto ringrazio il mio tecnico informatico di aver risolto il problema audio, credo, a Bovicelli. Per cui sei impegnato con i figli, Lorenzo, se vuoi fare la tua testimonianza, poi passiamo la parola a Sergio e poi a Manuela, alla nostra dottoressa, se sei d'accordo. Erzo, non ti sentiamo più. Erzo, dice a me, sono Sergio. Ah, Sergio. Sì. Sergio, l'abbiamo aspettato, ma volevo un attimo, Lorenzo, che ci dicesse questa esperienza giovanile vissuta prima a Nocera Umbra e successivamente all'Aquila. Assolutamente sì. Vai, ecco, ti ascoltiamo. Vai, sì. Vai, Lorenzo. Ma intanto mi sentite? Benissimo. Buonasera a tutti. Intanto grazie e niente, dico per non rubare troppo tempo a tutti che veramente ancora nella vita, ecco, sono grato per questa presenza, questa opportunità di esperienza che ogni giorno vive in me. E mi hanno colpito tutti gli interventi che si sono legati fra loro. E in particolare, ecco, guardando quello che è oggi il punto della situazione di come siamo organizzati per la protezione civile, per quanto io conosca, ecco, dal piccolo punto di vista e rispetto all'esperienza fatta, che c'è un aspetto, un fuoco che sempre vive, sia come esigenza e sia come realtà, che è quello di essere squadra. Non so se mi posso così esprimere, cioè di essere squadra sia nel piccolo sia nel grande. E questo che può essere anche una fraseologia forse banale, però invece parte ogni giorno, ogni volta dal piccolo anche durante l'emergenza, perlomeno nella mia esperienza, cioè avere sempre questa sensazione di essere squadra porta a due tipi di situazione. Uno, che nella fase di emergenza c'è sempre vivo lo spirito di condivisione o lo si richiama vicendevolmente. E mi spiego meglio. Oggi la protezione civile è strutturata con quello che è il codice della protezione civile del 2018, è strutturata su tre cardini fondamentali che sono l'assistenza alla popolazione, materiale e mezzi e le telecomunicazioni. E questo fra tutte le circa 4.000 organizzazioni che compongono il sistema della protezione civile deve essere poi realizzato e contestualizzato in ogni fase di emergenza e anche soprattutto nella programmazione e nella prevenzione, ma realizzato poi nel contesto dell'emergenza dove si creano inevitabilmente delle buche, dei falli. E se anche in quelle che sono le attività, educative, formative, in quella che è la protezione civile, questi aspetti di assistenza alla popolazione, di materiali e mezzi, di telecomunicazioni, vengono sempre richiamati con lo spirito della condivisione, questo fa sì che, quindi ci deve essere sempre un supporto anche di docenza psicologica, psicopedagogica e quant'altro,
che riconduce sempre allo spirito della condivisione. Non so se mi spiego. Questo sistema ha creato, nella mia esperienza, quello spirito di squadra per il quale poi mi sono trovato chiamare, mi sono sentito chiamare all'improvviso da Piero in più di un'occasione, e quindi subito, anche a distanza di anni, eravamo già in sintonia, e quindi andavo, cioè non c'era nessuna ricostruzione da fare, ma c'era già un canale diretto. E nella mia esperienza, proprio come volontario semplice, anonimo, passatemi il termine, cioè nell'operare, nello sbagliare tante volte, però la cosa che mi è rimasta dentro è questa, lo spirito di squadra, ecco, questo di essere anche in quelle che sono le preparazioni, le formazioni, in ogni ambito, sia grande, super tecnico e quant'altro, di mantenerlo. E allora le falle che si creano, perché sono inevitabili, dove la tecnologia a un certo punto non funziona, dove materiali e mezzi non sono sufficienti, o dove mancano quella parte di forze che di solito sono più preposte di altre, perché più specializzate, professionali e quant'altro, e magari c'è più solo la manovalanza, però con questo lo spirito di squadra, cioè l'educarsi, essere educati alla condivisione, ha portato a proporsi da parte di ciascuno, anche quando magari era piuttosto ignorante, come nel caso mio. Ma il semplice proporsi Lorenzo, ha creato grandi forze. Lorenzo, non è ignorante, è disponibile ad accettare i suggerimenti che potevamo darti noi più anziani, per cui oggi è difficilissimo questo, attenzione. Io non voglio togliere la parola, voglio sapere se c'è in linea ancora con noi il buon Federico De Petto, per cui se ce l'hai in linea, Enzo, anche Federico, ventenne, ci può raccontare in contemporanea con te. Io era la prima esperienza che vivevo in Umbria e Marche, questo evento, per cui avere a disposizione, mettere in una macchina gente inesperta, era forse da incosciente, e invece proprio guardare quei ragazzi come erano su una tastiera, l'amore, io chiamo De Betto Canarino, perché era un volontario con una tuta gialla, per cui per me è sempre stato Canarino, oggi papà ed oggi è diventato grande. Per cui credo che anche questo mondo del volontariato, caro Fabrizio, non deve essere che, credo, inglobato in un organismo che funzioni, che lo vada a misurare ogni tanto, che capisca esattamente che la formazione forse deve farla anche in comunità e in comunione con quelli che sono gli operatori professionisti del soccorso, praticamente il corpo nazionale, perché se questo avviene in paesi nordici, e se questo, come tu dici, caro Fabrizio, in Germania e in altre parti del mondo esiste il volontario pompiere, non capisco perché noi dobbiamo vederlo fare in Piemonte, in Lombardia, in Friuli o in Alto Adige, e noi, scendendo di giù, dimentichiamo che tutto questo potrebbe essere fatto in piena collaborazione con il Corpo Nazionale dei Pompieri. Questo ditemi perché non debba avvenire. E io voglio dire, prima di passare a Emanuela, scusami Claudio, con la cuffia in testa, da buon pompiere, da capace, ormai anche te con qualche anno sulle spalle, voglio dire, il corpo, per te che fai soccorso ormai da anni, tutti i giorni, ti sei invecchiato anche tu, ti vedo con qualche capello bianco, ma non mi dispiace sentirti, voglio dire, anche con tutta questa attività che vivete sempre in prima fila. Ciao Claudio, eccoti a te. Ciao, buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Eccolo, Claudio, se vuoi dirci la tua impressione su quello che stai ascoltando, perché quando parliamo di pianificazione tu sei un operatore che viaggi su un mezzo particolare, perché ti occupi di NPCR, per cui significa rischiare forse a volte più di altri, tra virgolette. Beh, la pianificazione è importante, è basilare, quello che avete detto voi è proprio quello che viene proprio dal vostro insegnamento, no? Quindi diciamo qualcosa che è basilare anche nei nostri giorni. Va pianificato, va coordinato, c'è tutta una serie di situazioni, di strumenti e di operazioni che vanno comunque adottate e in qualche modo condotte nel verso giusto, insomma, se no sarebbe un andare ognuno per conto suo, insomma, è impossibile. Guarda Claudio, io ho Sergio in audio, per cui mi piacerebbe che alla fine Sergio ti di tutti, sì, perché finalmente ti abbiamo in audio, però volevo passare un attimo
a Manuela Minaudo, la nostra dottoressa, la splendida dottoressa, che laureatasi da poco il master dell'ultimo nostro master, potesse dirci tanto l'esperienza di lavoro che stai conducendo e perché ti sei avvicinata a noi, perché ti sei avvicinata, credo anche trovandoti soddisfatta di quello che hai fatto in questi mesi con Edimas, del lavoro che hai portato e che hai prodotto. Ciao Manuela. Mi hai preoccupato, Piero, quando hai detto laureata da poco, perché so che è 10 anni che lavora nella mia USL. Ho detto, se questa c'è laureata da poco... Laureata sì, io... scusami, ho sbagliato. Laureata sì, uscita masterizzata, fra virgolette. Masterizzata doc, non i tarocchi. No, masterizzata doc, è riuscita bene. Perfetto. Okay. Grazie a tutti. Ciao Piero, grazie davvero tanto per l'invito. Sì, io... praticamente da 10 anni, cioè da quando mi sono specializzata, lavoro nell'ambito della medicina d'emergenza e urgenza, sostanzialmente pronto soccorso e reparti di medicina d'emergenza e urgenza. Non vi parlo di quello che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto in questi mesi, perché non è proprio il tema, però sicuramente delle riflessioni sono fondamentali e nascono proprio da questo master che ho fatto un po' con curiosità, un po' forse neanche sapendo bene a che cosa andavo incontro. Mi piaceva l'idea di una pianificazione integrata, di un master che era rivolto a varie figure professionali e ho scoperto la realtà appunto di una pianificazione del territorio che veda la partecipazione di tanti protagonisti, di tanti tecnici che si interfacciano tra di loro e con le strutture pubbliche e private, quindi con i comuni e poi con i privati che sono anche loro parte integrante del territorio. In questa emergenza in particolare, se posso dire, mi sono resa conto che è vero, il pronto soccorso è quel posto dove le porte sono sempre aperte e può arrivare qualunque cosa, nasce proprio in questo modo il pronto soccorso e noi all'interno del pronto soccorso abbiamo dei piani di emergenza intraospedalieri per il massiccio flusso di feriti, però mai avremmo pensato di affrontare una maxi emergenza del genere. E però nello stesso tempo mi rendo conto che gli ospedali, le aziende sanitarie lavorano con questa porta aperta ma di fatto isolati. Non c'è un coordinamento, un collegamento con l'esterno che possono essere i comuni che l'ospedale serve, per esempio. Non c'è un rappresentante della ASL che entri nei COC, nei COM. E io questo l'ho scoperto adesso, come ho scoperto, sembra strano dirsi, ma è così, che il sistema sanitario è un sistema di protezione civile. Cioè sembra che la sanità sia esterna alla protezione civile, che noi veramente dobbiamo sempre soltanto essere quelli che con la porta aperta attendiamo che tutto sia avvenuto e che ospita e cerca di curare al meglio i feriti o malati nel caso dell'esperienza Covid. Quindi sicuramente credo che questa emergenza, come le altre, ma forse più delle altre, ci debba portare a una riflessione importante su una pianificazione integrata, in cui ciascuno svolge la sua parte, perché le emergenze in qualche modo si possono pianificare, si possono prevenire. Tanti altri l'hanno detto prima di me. Certo, lo studio del territorio ci permette in tanti casi di prevedere ciò che può accadere, la popolazione coinvolta, però tutto questo richiede uno sforzo comune, una messa insieme proprio di ciascuno della propria professionalità, no? E un lavoro insieme per pianificare le emergenze, perché di questo si tratta. E mi rendo conto, per esempio, che non c'è un coordinamento tra gli ospedali e il 118, tra gli ospedali tra di loro, tra gli ospedali e per esempio le strutture private che possono essere le RSA, che possono rappresentare dei problemi ma anche delle risorse dal momento che sono strutture sanitarie anch'esse. Quindi sicuramente appunto bisogna rivedere un sistema alla luce di una valutazione della sua integrazione.
anche perché quale sia stato il danno creato dalla mancanza di collegamento fra ospedali e RSA l'abbiamo visto proprio con la pandemia adesso, e quale sia stata la mancanza di collegamento ad esempio fra ospedali, RSA e centri logistici, quelli che dovevano fornire le attrezzature, le protezioni. Se non c'è questo collegamento, se ognuno va per conto suo, poi i danni diventano veramente grandi. Ma poi, Manuela, se vive a Chivasso lo sa, noi viviamo in un territorio nel quale ad esempio abbiamo imparato ad apprezzare, quando ci sono delle emergenze dispersi in montagna, corpi come il corpo di soccorso alpino speleologico, no? Che è diverso dal mandare volontari in montagna a cercare qualcuno. Cioè la specializzazione anche nel volontariato deve essere organizzata e deve essere di alto profilo sicuramente. Quindi la mancanza di questi collegamenti alla fine costa cara, anche e costa cara in termini di vite, ma costa cara anche in termini economici, secondo me, o no? Sì, hai ragione. Costa cara, basta vedere quanto costa oggi in Italia il sistema Croce Rossa. Gestisce 85 miliardi di euro. Cioè, non sono fischi. Anche qui, con tutto il rispetto e la stima che ho per l'organizzazione, per tutto quello che rappresenta la Croce Rossa in Italia e nel mondo, io dico per esempio che anche il sistema sanitario potrebbe avvalersi con delle convenzioni mirate. Non possiamo inventare, non si può inventare all'ultimo momento tutto questo. E io passerò tra breve anche la parola a Claudio Garibaldi e su questa materia con il GECO Cerasa, che hanno lavorato per anni, guardate caso, ci siamo scambiati in questi due mesi più volte alcuni pensieri importanti, a quando risalgono i piani pandemici, caro Fabrizio. Per cui è materia attuale, a quando risale il tuo impegno, mi ricordava Claudio Garibaldi, che forse sei stato quello che più lo ha sollecitato e più siete stati sollecitati in tema proprio di rischio di quel tipo, quella tipologia di rischio. Ma non ultimo, anche noi come Edimas, che ci sarà tra poco, credo anche Pino Cotuto, tra qualche istante, se c'è in linea, che ci parli di rischio socio-economico, perché noi trattavamo, già trattiamo all'interno, cara Manuela, in questi master, proprio il rischio socio-economico che può coinvolgere il paese e che ha coinvolto il paese, non solo il paese, ha coinvolto il mondo, sta coinvolgendo il mondo. Allora credo che tutto questo, vedo in linea il mio, posso usare il tema, fraterno amico Giuseppe Cotuto, anche lui purtroppo viene dal Corpo Nazionale, per cui mi lega a lui non solo l'amicizia, ma anche tanti ricordi e tanti momenti passati in maniera accelerata. Allora, però mi piacerebbe chiudere la parte, chiamiamola politica, uso un termine politica con Sergio. Sergio Bovicelli, che ha aspettato e ha sentito tutti, quantomeno anche dal punto di vista, chiamiamolo proprio organizzativo, di questo sistema che non c'è più. Sergio, tu l'hai visto nascere, l'hai fatto crescere in maniera stupenda nella tua provincia, nella tua regione hai faticato ad affermare la provincia di Grosseto, con la quale mi onoro di aver lavorato in Italia e in giro per l'Italia. Per cui Sergio, a te la parola, è ben arrivato, voglio sentire il tuo audio, la tua voce. Grazie Piero. Ecco. Io credo, per prima cosa, sento un dovere che non è derivato dalla piaggeria, ma da un sentimento sincero, e cioè quello di ringraziare un uomo come Piero Moscardini, che non è per quel breve filmato che sta girando in rete in questi giorni che lo conosciamo da anni. Io ho il piacere di conoscerlo da 20 anni circa. È un termine che gli anglosassoni usano, che in Italia non è traducibile. Si chiama civil servant. Non è traducibile perché significa un uomo delle istituzioni
e è a disposizione della gente, ha messo la sua vita a disposizione della gente, la gente ha messo la vita nelle sue mani. Io credo che Piero sia uno di questi e gli vada riconosciuto in un paese dove ci sono uomini di questo genere pubblici, non è che non ci sono, ma sicuramente l'esempio è forte. Quando ho iniziato questa avventura della protezione civile, inizia con, lo ricordava anche Lorella Santori, con la riforma del titolo quinto della Costituzione all'inizio degli anni 2000, e non fu una gran cosa, per la verità. Non fu una gran cosa, vediamo per la sanità e difficoltà che ha comportato, vabbè, lasciamo perdere. Però alcune cose buone le portò. Una di queste era la protezione civile. Io mi ricordo la prima riunione che facemmo all'Unione delle Province Italiane a Roma, in piazza Cartelli, dove c'erano 110 più o meno tra assessori e presidenti delle province, dove c'era uno sgomento di gran parte degli intervenuti, perché diceva, insomma, noi che ne sappiamo, facciamo. Poi naturalmente le cose sono andate avanti, e devo dire sono andate avanti con fatica, ma bene. Quando abbiamo portato la protezione civile nella provincia, la protezione civile era una stanza con dentro un fax, che ogni tanto qualcuno andava a vedere se arrivava qualche cosa. Non era nient'altro. Quindi abbiamo iniziato con quelli che ora li piacciono meno, prima si usavano di più, disaster manager. Ne facemmo immediatamente due, uno già ce l'avevamo, per la verità, anche perché era anni che la provincia di Grosseto interveniva in vari disastri che erano successi in giro per l'Italia. E da lì partimmo, scoprendo soprattutto quello che veniva ricordato poco fa, e cioè volontari. Non è stato facile, perché i volontari erano poco più che delle portantine che intervenivano in casi di incidenti stradali e poco più. C'era qualcuno che si occupava di incendi boschivi e poco più. Poi c'erano altri, per esempio qualcuno ha ricordato il soccorso alpino, no? Noi abbiamo iniziato innanzitutto facendo i corsi, prima di tutto ai comuni, ai tecnici dei comuni, agli amministratori, a cominciare a dire al sindaco, guarda sindaco che te sei il responsabile della protezione civile del tuo comune. E quindi abbiamo fatto con i tecnici, la polizia municipale o locale, come si chiama adesso, con tutto il sistema dei volontari. Ne abbiamo fatti centinaia di questi corsi, li abbiamo fatti anche all'ASL. Con piacere ho sentito poco fa la dottoressa che diceva, ho scoperto che è una parte della protezione civile. Accidenti. Noi siamo partiti dall'ABC, noi siamo partiti dal metodo Augustus e da lì con l'acquisto di tantissimi mezzi utili per la protezione civile, ma tantissimi, fino alla realizzazione di un eliporto in una zona sismica come Lamiata, tu lo sai bene perché ci ha suggerito come farlo e dove farlo, perché lì serviva un eliporto in una zona sismica, e così via, mettendo insieme un sistema credibile. Fummo la prima provincia a fare un piano provinciale di protezione civile. Vero. Non era facile. Non era facile perché lo scontro con le prefetture era duro, perché le prefetture volevano comunque tenersi delle prerogative che non erano in grado di gestire, perché quando il prefetto alza il telefono, il comandante dei carabinieri batte i tacchi, scatta sull'attenti il questore, il comandante dei vigili del fuoco, sì, via. Ma però non dispone né di una sala operativa né di mezzi di soccorso. Noi riuscimmo a dotarci di una quantità di roba incredibile e cominciamo a fare la protezione civile, soprattutto con un aiuto formidabile di persone come
Piero, ma anche altri del Dipartimento della Protezione Civile che ci hanno seguito costantemente per farci crescere. Per esempio, un ringraziamento particolare lo devo fare al dottor Angelo Ciuni, attualmente prefetto di Udine, che allora era viceprefetto a Grosseto e fu determinante per far capire alla prefettura che non era un problema, come dire, di marcare il territorio. Il responsabile della protezione civile della provincia era il presidente della provincia. Ma non era tanto per rivendicare un ruolo, era perché la protezione civile è organizzata in modo che gli eventi sono quasi sempre sovracomunali e non può essere un sindaco che poi si coordina con un altro sindaco e si coordina con un altro sindaco. E quindi la provincia aveva questo senso di mettere in piedi questo tipo di sistema, con una sala di protezione civile. Poi le cose sono cambiate, per carità, cambia tutto, non è che uno si deve affezionare per forza alle cose che ci sono. Ma l'Italia è un paese molto strano, eh? È un paese stranissimo, per cui tutto questo è scomparso. Piero, ricordavi poco fa, sì, che bisogna parlare di prevenzione in questo paese. No, questo è un paese che si affida ancora allo stellone, alla buona sorte. Le citiamo, che ne so, mi voglio fermare al decreto Sarno, ma qui si continua a costruire, potrei fare un elenco lunghissimo, in posti che sono alluvionabili. Questo paese che ha decine di migliaia di ponti, ponticini, sottovia, cavalcavia, gallerie, non le controlla nessuno. Questo paese che ha migliaia di scuole, che la più recente, come dire, c'ha 30 anni, le più vecchie ce n'hanno anche più di 100, nessuno controlla le controsoffittature e così via. Confidiamo sulla buona sorte, poi ogni tanto succede qualche cosa, ci ricordiamo che questo è un paese fragile, avrebbe bisogno ancora di una protezione civile organizzata, che invece è stata smantellata assolutamente, perché oggi non hai più nemmeno un coordinamento complessivo dei volontari. Le province sono state pressoché cancellate. In Italia facciamo delle leggi molto strane, no? È stata cancellata con una legge che è la numero 56 del 2014, una legge fatta da un articolo con 151 commi. Ora abbiamo un modo strano di scrivere le leggi. Al comma 51 è scritto più o meno che in attesa della riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge. Ora, il titolo quinto doveva essere riformato perché ci doveva essere un referendum costituzionale che poi il popolo non ha accolto. E quindi le province così vivono e si mantengono in piedi con un comma di una legge che è, ti fa ridere, no? Nessun costituzionalista l'ha preso in mano e dire: ma guarda che hai fatto la previsione di cancellare le province perché doveva passare una riforma che non è mai passata. Una legge transitoria che continua a rimanere. Sergio, posso farti una domanda? Sì. Come no? Impiegaste fatica, denaro e professionalità per fare il piano provinciale a Grosseto. Sì. Impiegaste tutto il tuo saper fare, il vostro saper fare con Angelo Ciuni, amico fraterno anche dell'ingegner Concerasa, con il quale abbiamo condiviso anni di attività all'epoca del Ministero dell'Interno. Quel piano era stato un piano condiviso dalla prefettura. Cioè, io ricordo, Lorella Cara, che un piano firmato anche da un posto, io ti dicevo, chiamogli una bella poltrona rossa, una poltrona di velluto, una poltrona di pelle umana, ma portiamolo dentro questa sala, perché qui giù c'è tutto a disposizione, qualsiasi cosa. E siete forse state la prima provincia in Italia che, grazie a quel piano, avete messo in condizione di sedere intorno a un tavolo
polizia, carabinieri, vigili del fuoco, tutte le strutture operative dello Stato dentro la sede provinciale, Sergio. Questa era, fra virgolette, Fabrizio, non dico una vittoria, aver convinto un prefetto a lasciare casa madre, ma avvalersi di professionisti che nel campo conoscevano la materia del territorio, non solo dal punto di vista dell'ordine pubblico, perché questo è la prefettura. Allora io dico, se questo sistema è stato abolito, se qualcuno, amici cari, questa macchina non l'ha mai conosciuta realmente come deve funzionare, io credo che possiamo essere utili, carissimo Elzo, anche attraverso voi, attraverso la memoria, perché la memoria credo che ci deve riportare alle cose che si potevano far meglio, che si sono fatte bene con un fine. Per cui l'analisi di Sergio, che non è politica ma è tecnica, oltre che avere la responsabilità politica per 10 anni di questa materia, la capacità di aver fatto e di investito soldi pubblici, perché io non voglio chiedere a Sergio quanti soldi ha estrapolato, ha tolto ad altre attività, pur di arrivare a quel fine, con un territorio zero, che era sicuramente... Zero, ti rispondo, zero. Perché che lo Stato, la Regione, ci ha messo a disposizione le risorse per fare queste cose come le altre province, alcune le hanno fatte, altre meno, altre di più. Ma io voglio ripetere, non è che mi affeziono per forza a un sistema. No, qui siamo nelle condizioni nelle quali dobbiamo trovare un sistema alternativo a quello che c'era. Noi siamo partiti, e te, non la riprendo la storia, no? Siamo partiti da Zamberletti per arrivare ad avere un sistema di protezione civile degno, che ci era invidiato da tutti, compresi gli Stati Uniti, per cui si può fare anche in un altro modo, ma facciamolo in un altro modo. Oggi un sindaco non ha nemmeno il piano comunale della protezione civile. No, ce l'ha Sergio, attenzione. No, Sergio, attenzione. Ce l'ha. Lo devi fare. Quando l'ha aggiornato? Avendo fatto il sindaco anch'io in un piccolo comune, io mi sono levato la responsabilità. Ho il piano, i miei cittadini non lo conoscono, quel piano non lo posso attuare, perché io voglio dire, non voglio fare scandalismo, ma io voglio cominciare a contare, quando parlo di Fabrizio, Claudio e quanti voi, come voi ormai lo fate, scusami Roberto, le strutture operative dello Stato, nel momento in cui c'è un'emergenza, c'è un terremoto che non ha confini comunali, va bene, e prende 8, 9, 10 comuni in area, nella stessa area, io voglio, scusami Sandro, tu fai i piani, ma qual è il carabiniere che interviene nel comune Pincopallino e l'altro che interviene nel comune Pincopallone? Non c'hai le strutture operative presenti, i vigili urbani sono terremotati, i carabinieri stessi sono terremotati. Sono tutti danneggiati quelli che vivono su quel territorio. Nessuno ha pensato di prendere il piano provinciale di Grosseto, che vorrei sapere che fine ha fatto, perché dovrebbe essere in prefettura. Se non sono sciocchi, Fabrizio, le prefetture dovrebbero aver acquisito quei piani, ma chi ha verificato con quei piani, carissimo Armando Lombardi, carissimo Angelino, carissimo Sandro Bonetti, chi ha verificato che quei piani siano funzionati? Nessuno. Piero, nessuno, stiamo girando intorno al problema, non hai capito? Sta rispondendo l'ingegner Coccerasa, che è stato per 15 anni, credo, capo dell'ufficio emergenza del Ministero dell'Interno, dei pompieri. Ma quando si vuole fare una cosa, la si fa, perché quando ci siamo spostati per cose importanti, tutti quanti insieme, noi siamo andati in giro con i prefetti, con le regioni, con le province, con i carabinieri, con la sanità, con tutti quanti, e abbiamo risolto i problemi. Sì, Fabrizio, questo che abbiamo risolto è stato quello dell'Europa, quando nessuno aveva fatto nemmeno i piani di emergenza per le RIR, le industrie a rischio di scelte rilevante, ma non quelli definitivi, quelli provvisori, manco quello è stato fatto. Allora, con Guido Bertolato, qui mi dispiace, manca la gente. Perdonami, hai fatto un nome importante. Con il quale abbiamo lavorato insieme. Due personaggi nel dopo Zamberletti che hanno creduto opportuno. Io non è che disconosco tutta l'attività faticosa che ha fatto anche Franco Barberi, discutendo violentemente anche contro il Ministero dell'Interno, perché il Ministero dell'Interno all'epoca non intendeva assolutamente mollare il corpo, mollare alcune, fra virgolette, competenze.
non si molla nessuno, se va insieme non si molla nessuno. Noi dobbiamo correre per il paese, non si corre singolarmente per un'amministrazione, caro Enzo. Qualcuno corre sempre per la propria amministrazione. Non è così, non può essere così. Claudio, certo, però io una cosa... Avete lavorato per anni insieme sui piani, perdonatemi, su che lavoravate per anni, Claudio? A che anno vi siete fermati? Di difesa civile abbiamo fatto pure. Difesa civile. Scusate, ma il piano pandemico è un piano di difesa civile? Difesa civile. Claudio? Sì. Però state girando intorno a un problema. Sono piani che hanno concetti diversi, cioè il piano di difesa civile bypassa tutta una serie di funzioni locali e sposta le competenze, la dirigenza, le decisioni sullo Stato. Lo fa tramite il sistema dei prefetti e vi dicendo perché deve essere una risposta automatica, deve essere una risposta urgente di tutela del governo, di tutela del governo centrale, capito? Esatto. Tutela del governo centrale, la protezione civile non mette in difficoltà il governo centrale, hai capito? Nessuno con la pandemia mette in difficoltà il governo centrale, tranne che per polemiche o provvedimenti interni. Con la difesa civile c'è un attacco esterno. Quindi tu devi assolutamente proteggere il governo, lo Stato, il popolo, capito? Nella sua interezza. E c'è anche la business continuity. Io non capisco perché in questo momento non si è pensato immediatamente alla business continuity, che la conoscono tutti, come il telelavoro, come tutte quante. All'improvviso ci siamo dimenticati, cioè ci siamo. Si sono dimenticati di tutto quanto. Io capisco la difficoltà della collega medico. Però mi domando, ma per quale motivo non è stato fatto CCS come in tutte le altre emergenze, pur sapendo che negli scenari, perché qui comanda lo scenario, al di là e dopo il discorso, sono d'accordo con Marcucci che noi dobbiamo vedere partire dal territorio, ma conoscere il territorio significa conoscere il territorio non soltanto sugli aspetti di geologia, geografia, ma anche del sociale, quindi anche di quelle che sono le risorse a disposizione ordinariamente o di quelle di cui si ha bisogno in emergenza, perché l'emergenza è quando tu non hai gestito bene l'ordinarietà, allora diventa emergenza. Allora mi domando perché in questo schema, siccome la protezione civile, chi lo sappia, ma non è cambiato in questo, in altre cose è cambiata, ma gli scenari ce l'ha tutti, c'è anche gli scenari sanitari e le pandemie. Allora perché non è stato fatto il CCS, il COM e quanto altro, quelle strutture di raccordo alle quali devono partecipare tutti quanti i rappresentanti delle amministrazioni, operativi e non operativi? Questo è il problema che io non capisco. Quando si lamenta Manuela, ma non c'è nessuno dell'ASL, e chi ha detto? E perché c'è un lavoro dell'ASL? Chi è che non l'ha chiamato? Chi è che non si è posto per essere... quando qualcuno a me non mi chiamava, io mi presentavo. Ma quanto è ignorante Corciata? Certo, io ero ignorante, maleducato, anche arrogante. Ma io ero presente e rappresentavo l'istituzione, non me stesso. Perché qui nessuno si è dato da fare? Perché le USL non erano, le ASL non state presenti? Le aziende, io ho gestito con lui, lo sa, Piero Moscardini, l'emergenza socio-economica sanitaria della Calabria. Socio-economica sanitaria. Quel legislatore all'epoca, parlando del 2007, si è posto il problema di una grande regione come la Calabria, non sotto il profilo sanitario, sotto il profilo sociale ed economico. E lì si parla di reti di ospedali, si parla di eliambulanza, del 118, del 115, tutti quanti, dell'eliambulanza. Che è stato fatto? Niente. Non è stato fatto nulla. E purtroppo, prendo atto, è stato fatto nella sua parte, ma anche al nord. Perché la prima cosa che è saltata, la catena degli ospedali. Perché gli ospedali erano stati tarati su una richiesta X, una volta che è saltato il banco, perché tutta la rete che doveva fare da primo impatto, va bene, è saltata, tutti vanno dagli ospedali, è successo per l'RAC, senza parlare delle RSA, eccetera, eccetera. Questo è il concetto fondamentale. Allora, è noi che parliamo di pianificazione, guardato, ci vuole la volontà politica, ci vuole una regia precisa e io insisto a dire, ci vuole una conferenza unica a livello molto alto, Presidente della Repubblica, che si richiama come fece Scalfaro, tutti quanti i soggetti istituzionali, li fa partecipare e si tira fuori un'idea che non può essere, scusate, voglio bene a tutti quanti, non può essere il semplice, tra virgolette, decreto numero 1 del 2019 di riforma della pubblica, della protezione civile, che non ha riformato niente. Siamo in mezzo a un guado, perché lo stesso testo
che ci siamo studiati e quanto altro, viene tutto rimandato o alla 225, perché c'è scritto quello, tra le cose strane che diceva Sergio, c'è anche questa. Allora, per quello che non è scritto o non è compatibile, e l'ho detto anche al corso Edimas, beh sai, ci rifacciamo a quello che c'è. E che c'è? C'è tutto il mondo. Chi lo applica? Questo è il problema. Ma certo, però volevo chiedervi una cosa, voi che siete dei tecnici. Qui parliamo molto di sindaci, di territori, però le leggi non le fanno i sindaci. Vorrei sapere da voi, che li conoscete, secondo voi, non dico i parlamentari, ma i ministri dei diversi governi, quanti conoscono il sistema di protezione civile? Perché per fare una legge bisogna conoscere qualcosa. Perché se io mi trovo a dover affrontare una pandemia, devo mettere in piedi la protezione civile, non so cos'è, come cacchio faccio? Cioè, scusa, i sindaci hanno un ruolo assolutamente importante. Noi stavamo lavorando, prima che la cosa fosse cancellata, a una cosa che sembra banale, per cui in via del Rosso, via Crispi numero 11, noi sappiamo che c'è una persona che non si può muovere perché è un disabile ed è censito, è georeferenziato, per cui se succede qualche cosa c'è qualcuno che lo va a prendere e lo porta via. Noi stavamo lavorando su un piano di questo genere e lo possono fare nel dettaglio soltanto i sindaci, e lo possono fare ancora più nel dettaglio unendo i sindaci le province. Hanno deciso di ricancellare tutto, per cui non c'è nessuno che sa qualcosa di protezione civile oggi in Parlamento, non c'è nessuno. Io sfido tutti i parlamentari a dire che sono in grado di dire che cos'è un piano di protezione civile. È finito il tempo di Zambelletti, di Vabri, bisogna ripartire da zero. Allora, perché la protezione civile è in una condizione pietosa. Sergio, allora, un'ultima cosa. Sì. L'inverno scorso c'è stato un problema di piena dell'Arno, soprattutto in diverse città, anche a Pisa. Bene, uno dei compiti era anche quello delle province, era anche quello lì della difesa del suolo, e quindi anche quello lì dell'ex genio civile a montare le paratie lungo il Lungarno a Pisa. Ci sono andati i parà. Le paratie sono, a parte che sono ancora lì, non hanno più smontate dall'inverno scorso. Siamo qui, ora i parà, giustamente, non fanno niente, l'hanno utilizzato per fare questa cosa qui. Il problema è che te non c'hai più un sistema complessivo di volontariato, ma nemmeno di quello che faceva l'ex genio civile, le cui funzioni erano passate alle province. Oramai tanto le province che facevano, non facevano mica niente, le strade, le scuole, basta. Tutto il resto l'hanno cancellato. Oggi i sindaci sono nelle condizioni che non sanno, uno non c'hanno i soldi. Se va bene un piccolo comune ci avrà un geometra, forse ci avrà poi due operai. Qui non ha nient'altro, non ha nemmeno le risorse per poter affidare all'esterno il piano della protezione civile, come attuarlo, come farlo, perché questa cosa qui delle persone che sono sempre più anziane, ammalate o recensise, o tu ne hai contezza, lì in quel condominio ci sono tre persone inferme e devi intervenire perché vanno barellate e portate via, ma se no non lo sa nessuno. Ma Sergio Caro, faccio solo una considerazione rapida rispetto a quello che diceva anche Fabrizio e quello che stai dicendo tu. Poi vedo Pino che può ulteriormente aiutarci, perché Pino è ancora in servizio, per cui questa macchina ormai la conosce perfettamente. Conosce benissimo il corpo, conosce benissimo tutto quello che è avvenuto in questi 20 anni. Allora io dico una cosa, hai fatto il nome Fabrizio. Guido Bertolaso. Io ne ho fatto un altro prima, Franco Barberi. Qui evito gli altri, perché gli altri personaggi che ci sono alternati al Dipartimento della Protezione Civile, potrei fare un elenco infinito di sottosegretari che è passato negli anni, chiamiamoli 90-2000, oltre 85-2000, erano sottosegretari che duravano 6 mesi, un anno. Uno è un tuo conterraneo, Pino, Remo Gaspari,
Ne faccio qualcun altro? Ombretta Fumagalli di Carulli. Ma qualcuno dimentica che per avere una legge istituzionale, la 225, abbiamo aspettato 22 anni, Sergio, perché andavamo avanti con la 1570, Fabri. Era dal 1970 che aspettavamo la legge di protezione civile. E non riuscì Zamberletti a farla passare. Passò per sbaglio, guardate caso, per sbaglio, presentata in Parlamento dall'onorevole Capria, mentre noi stavamo, caro Fabrizio, sull'Etna con Barberi a deviare il vulcano nel 1992. E forse solo perché il Parlamento era impegnato, l'Italia, il paese era impegnato in uno dei più violenti assassini che è successo in questo paese, la morte di Giovanni Falcone. Noi eravamo sull'Etna e la legge passò in quei giorni tranquillamente in Parlamento, perché altrimenti avremmo aspettato altissimi altri anni avere la 225. Beh, così che l'ha rimandata alle Camere, però. Bravissimo, sì, sì. Però, però riuscimmo ancora oggi, ancora oggi. Benissimo, dopo 22 anni di penalizzazione. Sergio dice, chi conosce il sistema di protezione civile? Sergio, più volte io e l'amico Pino abbiamo cercato dei contatti, ci siamo andati anche in Parlamento, con diversi colori politici. Non ultimo, posso fare nome e cognomi, mi auguro che su Facebook posso farli. Siamo in diretta, ma tutti i colori. Noi con Pino siamo stati a dialogare con i 5 Stelle, siamo stati a dialogare con il Partito Democratico, siamo stati a dialogare con Forza Italia, con tutti abbiamo dialogato, tutti. Anche con la destra italiana, perché abbiamo parlato più volte con rappresentanti anche istituzionali, parlamentari, senatori, per dirgli qual è il sistema, perché non è che, non essendoci più l'amico fraterno, sì, manager Guido Bertolaso o il Barberi, il sistema crolla. Fiat è morto e deceduto purtroppo Marchionne, ma Fiat continua a fare macchine. Ragazzi, un sistema che è un sistema funzionale non è legato all'uomo, non può essere legato all'uomo, ma è legato all'uomo e ai dirigenti che riuscite a mettere in piedi. Deve essere legato ad un sistema funzionale, caro Giulio. Quello che dite voi, quello che dice Armando e quello che dice Manuela, abbiamo cercato di trasmetterlo. È un sistema di persone che stanno intorno a un tavolo. Questo purtroppo mi piacerebbe avere Angelo Borrelli in diretta, con il quale ho un rapporto. Non riusciamo a beccarlo perché è impegnato. Ma lo beccheremo successivamente, se noi vogliamo parlare di questa materia, perché anche una persona disponibile, come lo è il Bolognoz. Certo. E sanno benissimo che la macchina è debole, certo. Ma devono essere i primi loro a riconoscere che è debole, perché non hanno più fondi, perché il fondo di protezione civile non è più, non c'è più materia economica che teneva legate le regioni al dipartimento. Ogni regione naviga per conto proprio ed è convinta di farlo bene. Stanno facendo tutti del male, perché non c'è una linea comune che dica alle regioni problema di siete sussidiarietà, tu non funzioni bene, io ho il diritto di venire sul territorio da governo centrale e ti alzi, ti metti da una parte, governo io il sistema, perché poi durante un'emergenza tipo Amatrice, tipo le Marche, tipo il Lazio, va bene, tipo l'Abruzzo, chiedi lo stato di calamità e chiedi soldi al governo centrale. Lo faremo mai. Ma guarda, io voglio mettervi un'altra pulce nell'orecchio, perché mai. Qui abbiamo parlato di province, di governi. La dottoressa, non chiedo conforto alla dottoressa Minaudo, perché lei lavora in una SL. Voi non avete idea di come vengono scelti i manager delle SL, poi vi chiedete perché non ci sono all'interno dei centri di crisi. Cioè, se a gestire la sanità mettiamo il rimasuglio della spartizione politica, perché non hanno trovato altri posti e gli danno quelli, poi non riusciamo ad andare da nessuna parte con la sanità. È inutile che partecipino da qualche parte. Qui io vedo dei professionisti nelle ASL battersi per ottenere basilari regole di funzionamento dei loro reparti per quattro soldi, e
avendo interlocutori che non lo capiscono, che non sanno di che cosa stanno parlando, perché così come chi governa non conosce la protezione civile, molto spesso chi amministra la sanità non conosce la sanità. Non si va da nessuna parte così. Guarda Elzo, io stamane mi sono alzato di buon'ora perché insomma dovevamo lavorare per dare un minimo senso di organizzazione a questa cosa. E ringrazio poi per la tua e la vostra disponibilità di tutti, a cominciare da Roberto. Però la prima notizia stamane che mi è arrivata da un avvocato penalista, titolare di uno studio romano, ho un figlio penalista tra l'altro, più piccolo, Palermo, arrestato per corruzione, manager antitangenti, la mazzetta del 5% per gli appalti sulla sanità. Ragazzi, tutti i giorni ce n'abbiamo una, per cui tu mi dici come vengono eletti i manager, ma come vengono eletti, scusatemi, non è una polemica, ho tanti amici prefetti, ma come vengono certi prefetti che gestiscono Ricopiano e permettono l'assassinio di 30 persone? Come fa un prefetto della Repubblica Italiana a mettersi in tasca 700 euro, prefetto di Cosenza? Come vuoi che pensi il giovane di oggi, quando vede l'istituzione sul territorio combinarne di cotte e di crude? Questo è un paese che non mi appartiene, non è più il mio paese, Elzo. Amici, non è più il paese col quale abbiamo lavorato, abbiamo sudato e fatichiamo tutto. Non ci sono bisogna battersi per cambiarlo, bisogna battersi per cambiarlo e per farlo abbiamo bisogno di voi. Guarda, abbiamo bisogno non solo di me, di noi. Poi io finché ce la farò non mi fermerò per chi mi conosce di voi. Purtroppo ho fatto cadere in tutta questa attività io in questi anni. È un amico che aveva i capelli, io il suo soprannome è, non si offende intanto, sa quanto gli voglio bene, chiamo Shirley Temple, cioè il Riccioli Biondi, il dottor Giuseppe Goduto che ci sta osservando, lo mandiamo in onda perché Shirley Temple si batte da tempo su questi argomenti e credo che non smetta perché tra l'altro ha un difetto, gravissimo difetto, come con Sandro Bonetti, è abruzzese. Pino. Sì, no, grazie innanzitutto. Questa giornata che doveva essere commemorativa rispetto a tante attività svolte, invece vedo che dà stimolo per farne tante altre. Quindi, però colgo l'occasione per salutare anche tutti quelli che non conosco direttamente, ma essendo amici di Piero, sono anche miei amici. Date un saluto particolare, no? Pino, interrompi. Ciao Nano, un saluto al bimbo di Emanuela. Ciao Nano, come stai? Ciao amore, ciao. Mamma ti ha sequestrato tutto il pomeriggio. Hai fatto bene a prenderlo, hai fatto benissimo. Brava. E quindi dicevo, per fare un po' di sintesi, anche perché credo che l'orario sia anche abbastanza andato oltre l'orario programmato, volevo dire anche una cosa che penso possa fare un po' il quadro della situazione. Tenete ben presente che tutto quello che avete detto è sacrosanto ed è, rappresenta una fotografia veramente molto ben definita, molto ben chiara. Da una parte da una parte c'è chi ha lavorato nelle istituzioni, nel mondo del volontariato. Hai registrato? Sì. Ah, meno male, no. Ero preoccupato che non fosse registrato. Nel mondo del volontariato, nel mondo della società civile, che questo paese, nonostante i suoi grandi difetti, comunque ha come simbolo ancora oggi unico al mondo. La nostra passione ci è invidiata veramente da tante altre società che non hanno questo modello di rappresentatività. Non dobbiamo dire che non è stato fatto nulla in questo paese. E invece io sono a testimoniarvi un'altra grande diciamo virgola che si mette all'interno di un discorso complesso e che mi auguro continuerà sempre verso un indirizzo che adesso cercherò di dare anche a chi non pratica più questo ambiente da qualche anno. E da settembre non soltanto il figlio di Emanuele, ma tutti i ragazzi italiani avranno una materia in più nella programmazione scolastica, è quella del grande rientro dell'educazione civica, e sappiamo tutti che cosa questo vuol dire, ma soprattutto all'interno di questa materia
ci sarà finalmente quella che noi, per noi è soltanto, spesso è stata sempre soltanto una passione, ci sarà anche la materia di protezione civile. Questa enunciazione, questa affermazione non vuole essere una giustificazione da tutti quelli che in questi anni hanno operato e non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi auspicati. E parlo al presidente, all'assessore provinciale, come anche all'architetto, che si sentono spesso magari defraudati di quello che potrebbe essere un ruolo e delle funzioni che quel ruolo ha svolto in un determinato contesto. Questa è la grande verità. Abbiamo girato pagina più volte e questa materia è rimasta sempre un po' un orpello, un qualche cosa da dover dedicare o riprendere soltanto quando c'erano le necessità, le crisi ed emergenze. E invece questa volta credo che veramente il punto di svolta sia importante, perché si entra nella dimensione della cultura. Non a caso questo progetto culturale lo abbiamo chiamato proprio così, cultura e protezione civile. E abbiamo già formato circa 120 docenti rappresentanti in rappresentanza delle direzioni scolastiche regionali e ci apprestiamo, sono personalmente coinvolto, dal mese di luglio in poi, da appena finiti gli esami di Stato, che si terranno in presenza, nonostante il Covid, nonostante l'emergenza Covid, inizieremo a lavorare per formarne 900.000. Quindi la prima straordinaria novità è questa. In Italia ci saranno 900.000 docenti, da qui a qualche mese, 900.000 docenti formati sulla materia di protezione civile. Ma voi dite sicuramente, ma ci vorranno 20 anni affinché i giovani di oggi possano diventare cittadini consapevoli e maggiormente eruditi su quelli che sono i rischi o le potenzialità del proprio territorio. È per questo che Edimas nel 2012, mi onoro di farne parte, dopo un percorso formativo in ambito universitario, abbiamo scelto di fare che cosa? Quello di aspettare che le cose maturassero? No, stiamo cercando di spingere verso un settore che, a mio modesto parere, potrebbe essere, con qualche piccola soddisfazione, nonostante i grandi sacrifici, ma qualche cosa stiamo raggiungendo o abbiamo raggiunto. Nel sentir parlare alcuni discenti, sono molto orgoglioso di questo, perché si vede che siamo entrati anche nelle loro dimensioni professionali, diversificando il metodo di linguaggio, ma comunque il sentore è lo stesso. Siamo riusciti a trovare un modo per facilitare questo processo di integrazione. E qual è? Spesso la protezione civile è sempre stata, come anche altre materie, assoggettata a un vincolo, quello della finanza, quello dell'economia reale. Io posso comprare un determinato numero di dispositivi, di attrezzature e quant'altro, partendo proprio dall'analisi che si faceva prima su quanto è cresciuto il volontariato in questi anni e poi anche nelle istituzioni, quando ho disponibilità finanziarie adeguate. Come qualcuno ha detto prima, i comuni non hanno più queste disponibilità. E allora nel 2012 abbiamo iniziato a studiare un modello di pianificazione che potesse raggiungere l'obiettivo di drenare dei finanziamenti che sono dovuti, perché sono soldi nostri, da quelle attività di pianificazione europea che spesso e volentieri erano un po', nella condizione e dettavano le condizioni di irraggiungibilità di questi obiettivi, perché nessuno si occupava di progettazione europea. Noi all'interno dei nostri percorsi formativi diamo anche queste pillole, diamo anche queste indicazioni, facciamo conoscere persone che si occupano e anche strutture che si occupano di finanziamenti europei nelle istituzioni ma anche nel settore privato, perché fondamentalmente alla base della pianificazione strategica territoriale c'è proprio questo, c'è proprio il drenare finanziamenti europei per portarli sul territorio. Quindi non più finanziamenti dedicati al singolo progetto, ma finanziamenti dedicati affinché questo progetto del territorio diventi un qualche cosa di unico. E soltanto con questa chiave si può sperare in una pianificazione di protezione civile capace di poter aggregare anche altre entità.
se ci fossero, e io mi auguro torneranno ben presto, a mio avviso, le province a svolgere un ruolo fondamentale su questo tema, perché sono il punto di raccordo sovracomunale più prossimo alle specializzazioni della pianificazione, non a caso, e apro e chiudo una parentesi, la materia è rimasta ancorata nell'alveo delle competenze delle province, nonostante i pseudo accorpamenti o nonostante la riforma del 2014 li abbia momentaneamente rese incompatibili con tutto quello che poteva essere un processo di riforma. Oggi abbiamo invece questa titolarità, cioè il Paese si candida ad avere da una parte un accrescimento culturale che viene proprio dal progetto formativo del capitale umano, partendo dai bambini delle scuole dell'infanzia. C'è una cosa epocale, quindi non datevi per vinti, tutto quello che avete fatto lo stiamo cercando di capitalizzare al meglio e dobbiamo continuare a farlo. Poi, come piccola associazione, ma con tanti partner importanti naturalmente, ci siamo accreditati in ambito universitario. Perché? Perché riteniamo giusto non aspettare 20 anni per poter arrivare agli obiettivi e stiamo formando delle professionalità che subito, da subito, possono operare nel territorio. Io mi auguro che Giulio Marcucci, Armando, abbiamo sentito Lombardi, abbiamo sentito Manuela Minaudo, ma ci sono altre decine e centinaia di ragazzi che sono usciti fuori dai nostri percorsi formativi, possano diventare squadra, team sul territorio ben presto, come di fatto si stanno già caratterizzando con i due uffici della ricostruzione dell'Aquila, ma anche con una parte del territorio un po' più estesa che fa riferimento alle aree Nielsen. Io mi auguro che ben presto, da qui a 2-3 anni, non 10 anni, 15 anni, le regioni stesse diventino favorevoli a questo processo di pianificazione territoriale, guardando principalmente che cosa accade e quindi abbassando la lente di ingrandimento sul territorio. Pino, perdonami. Quello che preoccupa è questo sistema e questo processo, lo per noi, fra virgolette, addetti ai lavori, conosciamo perfettamente, ma quello che preoccupa è, visto quello che succede in molte regioni italiane, quasi in tutte, come cambia il sistema politico gestionale di quella regione, al voto ancora democratico fortunatamente, cambia spesso e volentieri il dirigente, dopo l'assessore chiaramente, cambia il dirigente di protezione civile. Nel Lazio e in altre regioni italiane ne abbiamo vista di cotte e di crude, Bovicelli, per cui io tutti quelli che ho visto cambiare in Toscana in questi ultimi 20 anni, hanno poi modificato anche l'aspetto dirigenziale del sistema, le persone che trattano questa materia. Allora, io credo, caro Pino, che una volta che tu formi, investi per la formazione, come si sta facendo e come fate con Angelo Borrelli, che ha sposato il progetto sul quale tu hai lavorato moltissimo, per cui non è che Colcerasa non è più il capo dell'ufficio emergenze perché ha lasciato o perché è passato vice capo di dipartimento della protezione civile, il servizio emergenze del Ministero dell'Interno non funziona più. Le regioni si sono indebolite anche in questo sempre più spesso. Se tu scendi in Calabria, se tu scendi dai miei amici fraterni siciliani, ma in qualsiasi altra regione tu vada oggi, quel dirigente può anche cambiare, ma la squadra, il sistema, il processo, il progetto, chi lo misura se sta facendo bene quello che dovrebbe fare? Pino, noi abbiamo più volte raggiunto regioni fino a qualche anno fa, fino a che ormai sono 9 anni, 10 anni. Io e te intervenivamo con Fabrizio, lui corpo nazionale, non dimentico Sarno. Sarno non era prima del 92, Fabrizio. Non dimentico la Versilia, il mio amico Lorenzo Alessandrini, che era già sindaco in Versilia. Tutti i sindaci della Versilia che hanno avuto decine e decine di morti. Va bene? Erano già sindaci dal 92. Scusatemi, ma il sistema, lo è Lorenzo Alessandrini. Se non arrivavamo con gli elicotteri noi, caro Fabrizio, il primo giorno, il sistema non funzionava. Allora, che tu fai la legge, che tu dici che il sindaco è autorità di protezione civile, e che questa macchina non gli parte, non è capace di farla partire,
ma non è solo da lui, è dappertutto così, dappertutto, in ogni regione italiana questo è quello che stiamo soffrendo. Lo vivo però, perché tutta questa gente chiama e mi dice Piero non funziona più, io non ho la bacchetta magica, tutto quello che abbiamo potuto dare, caro Pino, arrivando Fabrizio la notte a Sarno e mettere in piedi il centro operativo misto nel mercato dell'ortofrutta, va bene, quando Sarno era tranquillamente, il comune non era allagato, noi solamente per notizie sciocche, non conoscendo il territorio, nessuno ci suggerì quella notte. Ragazzi, Sarno forse ha dimenticato qualcuno, faccio una domanda, vi ricordate i morti di Sarno quanti furono? A tutti voi? 278. 168 morti. 78. Fabrizio, allora, è mai possibile che noi non contiamo questi morti nel rispetto di questo? Non mettiamo seduta la politica, quella politica, a cominciare, come dici tu, al Presidente, al signor Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio, che si sieda una volta per tutte per dire questa macchina va rivisitata, non solo nel tema della formazione, Pino, che è un percorso fondamentale per il domani dei miei nipoti, dei vostri nipoti, dei nostri figli, di chi ci sta ascoltando, ma è un sistema che deve essere visto subito, perché le alluvioni arrivano anche di giugno. I gravi drammi sono arrivati in questo paese, specialmente nei periodi estivi. No, ma non mi volevo fermare alla formazione. Era no, non lo so, ci mancherebbe. Era semplicemente per dire, e raccolgo anche l'invito di Fabrizio Colcerasa a tentare di stimolare la più alta carica dello Stato, ma anche, diciamo, il nostro vertice dipartimentale, a tentare di fare quello che da tanti anni manca, in effetti, una conferenza nazionale sulla protezione civile. Io credo ce ne possono essere le condizioni. Oddio, non so, in questo prossimo, insomma, la gestione emergenziale è ancora in atto, certo. Speriamo non ci porti a restringere nuovamente quelle che sono le possibilità di relazionali, produttive e quant'altro. Adesso sappiamo tutti che è una fase veramente molto particolare per il sistema paese, e non solo per l'Italia, ma per l'Europa e nel mondo. Quindi trattiamo la cosa veramente con delicatezza, perché una parola in questi frangenti può essere anche troppo o esagerata. Non si parla mai di solito durante l'emergenza, di solito si fa e si opera. E dobbiamo però iniziare a guardare, Fabrizio, e colgo lo stimolo, veramente ad un momento di sintesi, perché il momento è drammaticamente delicato. Cioè, questa materia per tanti anni è stato oggetto esclusivamente di servizi, buone professionalità, tanta buona volontà, ma c'è stata veramente una grande disattenzione della politica. E quando parlo della politica non parlo soltanto di quella dedicata alla tutela del territorio, perché il grave errore è stato proprio quello, di spacchettare le necessità o le attività a servizio del cittadino e delle industrie e del territorio. Non è così, i discorsi si devono fare insieme, quindi dobbiamo ambire ad una grande attività di regia che possa essere una governance a posto del governo il territorio. E quando parlo di questo vuol dire che nel mio immaginario penso a tutti quei centri operativi che noi siamo bravissimi ad attivare prontamente in caso di emergenza, che invece devono lavorare H24. Dobbiamo iniziare a pensare che le professionalità del territorio devono lavorare insieme, gomito a gomito, sempre. Pino, scusa Pino, abbi pazienza, tu mi conosci, no? Certo. Quando dici noi, io c'avevo una parente che mi diceva noi i bersaglieri arriva, chi è sto noi? Ecco perché io insisto, scusami, chi ha più responsabilità, è emergenza o non emergenza, deve capire, va bene, che le situazioni sono cambiate e che deve pensare anche in emergenza, senza uscire fuori dal binario corretto, che forse le cose potrebbero andare anche peggio. Quando Piero Moscardini diceva poco tempo fa, pochi minuti fa, ma se c'è un terremoto in Calabria facendo gli scongiuri, ma chi ce va? Come ci vai? Eppure hai visto che sta succedendo in Asia, no? Col tifone che ha colpito il Compagnia Bella. E noi?
noi non ci abbiamo il tifone, ma un terremotino può arrivare, un alluvione può arrivare, già è arrivata. Io non faccio un cielo malaugurio, perché anche qui chi dice, qualcuno diceva prima, no, lo stellone, e noi ci siamo un po' stufati, no, perché noi abbiamo sempre trattato questo argomento rischio in modo scientifico, R uguale P per M per X e quanto altro, ma la gente anche ad alto livello non ci capisce niente di quello che significa R, hai capito o no? Questo è il problema. Allora qualcuno bisogna che glielo metta in testa dicendo: guarda, a parità di condizioni, attenzione, cominciamo a pensare per ieri che le cose potrebbero anche andare male. Allora qual è la resilienza che in questo momento ha il paese, tipo business continuity, la stessa sanità, la stessa resilienza di tipo strutturale industriale, capito? La resilienza è un discorso generale. Qualcuno ha parlato, io non l'ho sentita parlare questa parola, la resilienza, non la sento, ma no, oggi qui in questo tipo di discorso che facciamo, non la sento ad alto livello. Le mascherine, sì, tutte, ma qui giriamo tutti intorno al problema, le cose principali non vengono dette. Questo è lo stimolo che io, da ormai vecchio ingegnere, insomma, no, libero professionista tra virgolette, faccio alle istituzioni che tu rappresenti in questo momento, per quello che è il tuo livello. Hai capito o no? E lo dico anche a Manuela, che si farà parte partecipe sicuramente nell'ambiente sanitario, dicendo: oh, guardate amici miei, lo dirà il direttore sanitario, non lo so a chi lo dice, è compagnia bella, guardate che l'aria che tira è già pesante, ma attenti che potrebbe, e non lo dico perché porto iella, lo dico perché R è uguale a P per M per X. Mi permetto, io questa riflessione sì, effettivamente l'ho già fatta. Non ne ho dubbi. Perché se l'emergenza è cominciata, i primi 15-20 giorni avevamo il problema di mascherine e ventilatori, adesso sappiamo perfettamente, uno, che questa emergenza non finirà, due, anche come andrà, perché abbiamo le proiezioni di un paese, per esempio come la Cina, che ci precede di 2-3 mesi, sì, e sì, poi abbiamo un sacco di modelli matematici che ci dicono come potrebbe andare, anche con varie previsioni, cioè in base alla capacità del virus di contagiare, più o meno, in base alle temperature, eccetera. Quindi adesso basta ragionare in termini di una settimana, dobbiamo poter ragionare in termini di 6 mesi e di 2 anni, e anche di reimmaginare la sanità alla luce di quello che è successo, e poi anche ovviamente dell'ambito sociosanitario, socio-economico. Qualcuno diceva anche della capacità dei sindaci di tracciare i disabili, le persone con difficoltà. Bene, io in questo ambito mi sono scontrata con il diritto alla privacy. Sì. Allora, se gli assistenti sociali, in nome della privacy, non mi possono dire qual è quella persona allettato in carrozzina o chi che sia, e né tantomeno i medici curanti hanno un database dove queste persone sono allocate, non è che la sanità si riduce agli ospedali. La sanità è un sistema globale in cui il territorio deve fare la padrona. E quindi è tutto un sistema che, se non si parla, che non si, se non si coordina, non va da nessuna parte. Eppure siamo miopi ancora. Sì, voi pensate, io di questi aneddoti ve ne potrei raccontare, perché voi siete vigili del fuoco. Pensate che qui, quando ci sono stati i problemi di incendi, avevamo i manicotti dei vigili del fuoco che non andavano con quelli dell'AIB, quindi non potevano usare l'uno le pompe degli altri, no, cose di questo genere. Io, che faccio il giornalista, incontro 3 mezzi che vanno al distributore e gli dico: cosa fate qua? Facciamo benzina perché domani c'è l'esercitazione. Ma perché, se capita invece ieri capitava qualcosa, eravate senza benzina, chi controllava? Cioè, si va a fare benzina perché si sa che domani scatta il falso allarme, diciamo così. Cioè, se non c'è controllo su queste cose, se riusciamo ad avere due corpi che fanno, voglio dire, lavoro diverso, perché uno lavora in montagna, magari sui boschi, e vanno a fare servizio insieme, e poi bisogna trovare quello il contadino col trattore che arriva col manicotto per metterli insieme. No, non ci siamo. Elso, ti parlo di due esperienze vissute qualche anno fa. Ricorderete il famoso blackout che avvenne in Italia? Guardate, Fabrizio sta sorridendo col cerasio. Allora, quella notte
arrivò una chiamata a casa dicendomi: guarda, sto senza corrente in Toscana, sto a fare i tuoi, gli dissi. È vero, ma perché a Roma c'avete corrente? Io mi alzai e non avevo luce, andai direttamente in ufficio, al dipartimento. Le cose che scoprimmo quella notte in questo paese, Fabrizio, vedo come fa, come muove la mano sinistra. La cosa che scoprimmo quella notte, carissima Manuela, è che la maggior parte di strutture sanitarie, e non solo, ma anche l'Istituto Nazionale di Geofisica, non aveva i gruppi elettrogeni che ho carburante dentro, che lo sanno. Per cui quella notte, ne abbiamo viste sofferte di tutti i colori. Allora, chi dovrebbe fare questi controlli? Chi dovrebbe vedere? Chi, come dici tu, Emanuela, nelle pianificazioni comunali, la nostra preoccupazione, e c'ho un collega che è stato responsabile a Roma, e lui è nel BCR. Ma quando in Armenia andavi in un terremoto, caro Fabrizio, con decine e decine di morti, migliaia di morti, Itac, arrivavamo in dicembre a meno 20, e noi abbiamo avuto due colleghi pompieri morti qualche anno dopo, Fabrizio ricorderà i nomi, va bene, Claudio pure ricorderà i nomi, dovemmo capire esattamente a Spitec a che cosa andiamo incontro, tutti, io compreso, che ero già nel dipartimento, a che cosa andavamo incontro. Andavamo incontro ad essere intervenuti a Lenina Khan, dove c'era la centrale nucleare, va bene, e il prodotto che doveva difendere il pompiere e sapere esattamente dai dosimetri, caro Claudio, quello che poteva succedere o che era successo. Ma questo mi ha portato l'esperienza di dire: quando facciamo un piano comunale o quando facciamo un piano intercomunale, carissimo Sandro Polini, il problema è uno di conoscere. Io non voglio sapere dove è Giulio Marcucci o Piero Moscardini tetraplegico, va bene, devo saperlo, perché devo potenzialmente sapere anche in quell'area, carissima dottoressa Minaldo, quanti risorse private o di radiologia su quel territorio terremotato, perché il soccorritore che è Claudio Garibaldi, se tu oggi non gli dai uno strumento attraverso un iPad e con un piano realmente realizzato, carissimo Bonetti, dove stanno, come proteggo io il pompiere soccorritore, il volontario soccorritore che potrebbe domani mattina essere irraggiato? Mi sbaglio, Manuela? Quanti ce ne sono di privati non segnalati nella pianificazione? Sandro, nei tuoi piani, sì, devo dire, l'hai messi? Claudio? Cultura. Come dici te? Dico, c'è un problema di cultura. Sentite. Voglio provocare questo lavoro, Claudio. Voglio provocare un attimo la cosa. Noi abbiamo tantissimi piani di emergenza, forse troppi addirittura. Nessuno sa che cosa c'è scritto. Bravo. Chi li deve utilizzare non li conosce. Gli enti che li hanno scritti l'hanno scritti con persone che qualche volta non conoscono neanche se stessi. Sì. Cioè, per cui alla fine di tutto, in fondo, delle tante cose che sono menzionate, tutte vere, ma c'è un profondo problema culturale. Io ho fatto parte di quelli che li hanno scritti e li hanno anche dovuti applicare. Allora, io molte volte c'erano delle cose che realmente erano impossibili o fondate su informazioni sbagliate o non aggiornate. Ci sono piani vecchi di 20 anni che non vengono aggiornati. Noi subimmo un richiamo da parte della Comunità Europea perché nei piani delle industrie a rischio rilevante entrava un fattore, venivano affidati a ditte esterne che per una questione economica, diciamolo, producevano 7 volumi di piano assolutamente inutilizzabili. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo affidato tutto questo lavoro di sintesi a un prefettizio. Non continuo, perché da una cosa inutile abbiamo prodotto un'altra cosa inutile. Ecco perché Claudio è l'appartenente, Claudio è stato per tanti anni nel Corpo Nazionale, per cui questa materia, insieme a uno dei suoi riferimenti ministeriali, che era l'ingegnere Fabrizio Colcerasa, questa materia l'avete trattata, credo, Fabrizio, o no? Ah, abbiamo anche combattuto per la vita. Ah, ecco. Per cui, carissimo Enzo, al di là delle bocchette antincendio, abbiamo anche menato, è un problema importante, fondamentale. Se tu senti da due professionisti, bravissimi professionisti, Claudio da 30 e passa anni di questo lavoro, Fabrizio, io mi compatate, questi sono i problemi, Armando.
per tu che lo vivi ancora oggi dal vivo, Claudio si è dibattuto quello che diceva Sergio poc'anzi. Abbiamo lottato tutti contro questo nemico invisibile. Ma chi è questo nemico invisibile, ragazzi? Talvolta noi stessi. Questo, carissimo Enzo, questa materia a me fa piacere parlare, almeno ne parlo quasi con rammarico, con dispiacere. Però tutto questo andrebbe messo a regime, per cui questa tua possibilità, questa vostra possibilità di poter scambiare queste grossissime esperienze, queste grossissime professionalità che oggi mi hanno messo in condizioni di raccontare alcune cose della mia vita. Va bene? Certo. Allora, io direi, vedi che abbiamo anche i gatti che ci fanno compagnia. Allora, io direi una cosa, perché abbiamo superato le 3 ore, ho paura che il limite di sopportazione di chi ci sta sentendo sia arrivato al massimo. Però, diciamoci anche che questo è una prima volta. Se Piero, tu sei d'accordo, vediamo di riuscire magari a standardizzare questi incontri, riducendo in ognuno il tipo di argomento del quale parliamo, per arrivare da qualche parte. Alla fine bisognerà riuscire a trovare una quadra, perché non sia solo, passami il termine, volontariato o Edimas che sta facendo un lavoro bellissimo, ma amministratori locali particolarmente sensibili, deve essere qualcosa di istituzionale, altrimenti continuiamo a lasciare al volontariato la capacità di darsi una struttura di protezione civile. Bisogna che tutto il lavoro che voi avete fatto e l'esperienza che voi avete messo in campo, che Edimas sta cercando di strutturare, in qualche modo produca qualcosa di istituzionale, cioè produca quantomeno l'obbligo di fare delle cose elementari. La proposta che ha fatto prima Pino, ma anche l'ha fatto l'ingegnere Cocerata, quello che facemmo in convegno qualche anno fa, c'era ancora Zamberletti, Barberi era sottosegretario, Castelnuovo di Porto, andrebbe rifatta, credo, e chiesto Fabrizio un documento nel quale a cominciare da questo gruppo di persone che oggi sono intervenute, ma noi, voglio dire, i docenti di vario tipo, Sergio, poi entreremo nella materia sentendoci anche con te, ma se io vado a leggere i docenti che noi abbiamo e che partecipano, Manuela, Giulio, Armando, io faccio un elenco di docenti che vanno dalla Cattolica, da consulenti penalisti, da dirigenti della Presidenza del Consiglio, da docenti di geologia dell'Università di Chieti, noi abbiamo 31 docenti che vengono e partecipano ai master di protezione civile, riguardanti docenti master ODEM e MPC. Ragazzi, MPCP, scusatemi, noi possiamo su questo, se tu sei d'accordo, Elso, e anche con Roberto, sentirci, preparare un programma e far sì che questa cosa, Fabrizio, possa essere un punto di riferimento per non solo scambiarci opinioni e pareri Armando, ma cominciare a scrivere proprio voi, Manuela, Giulio, noi dobbiamo, fra virgolette, visto che c'è questo rapporto oltre che professionale, umano, amicale, che ci aiuta, ma io credo, Sergio, un impegno anche in questo senso non potrebbe mancare, Sandro. Io si possa pensare, tutti fanno gruppi di lavoro, noi facciamo, credo che si possa tirare a casa e portare a casa un documento per quale l'istituzionalizzazione di questo convegno, caro Fabrizio. 5 o 6 tavoli di lavoro per scrivere o riscrivere alcune cose che si possono fare meglio, Claudio, o rivisitare. Facciamo la scapigliatura romana, io sono pelato. Prego. La scapigliatura romana che fa un documento lo porta all'attenzione del Presidente della Repubblica. Pino caro, ti vedo sorridere. Sorridi amaro, anche lui è pelato. Sorridi con soddisfazione. La scapigliatura romana, tu sei abruzzese, io sono romano. No, Pino sorride quasi con un ghigno. Il compito non è facile, non è che stiamo qua a dirci che ci ritroviamo tutti qui
stiamo solo qui a dirci non lasciamo perdere. No. Ecco, proviamoci. Allora, io farei così, perché superate le 3 ore avremo tutti un po' di fame anche a quest'ora, okay. Sarà ora di andare verso la cena, Emanuela dovrà anche prepararla, probabilmente noi ce la troviamo fatta, e quindi io intanto vi ringrazio tutti, a partire da Piero Mascalini che ci ha portato tutti questi ospiti, vi ringrazio tutti per essere stati con noi. Lorenzo ha fatto operazione di protezione civile qui perché ha messo Sergio in grado di parlare, ha lavorato per mezz'ora, ci siamo sentiti via chat per metterlo in condizione di parlare, quindi vuol dire che funziona la protezione civile così com'era. Vi ringrazio tutti, prendiamoci tutti un impegno di darci un appuntamento prossimo per andare avanti su questa strada, o meglio, per incominciare a tracciare una strada. Piero, lascia a te la conclusione. Enzo, io credo che il compito di gente come me, la mia età, l'età di Fabrizio, l'età di Sergio, siamo un po' più grandi in avanti negli anni, sia quello importante di non sentirsi inutili, tra virgolette, ma credo che il testimone vada passato. Io sono stato sempre abituato a quel che ho fatto, a lasciarlo agli altri. È un tema importante, è un momento importante. Io il rapporto, io non vorrei dimenticare Roberto, che grazie a Roberto abbiamo potuto fare tutto questo, anche grazie a te. Per cui l'amicizia da qualche parte c'è in Greta, Roberto, c'è. Perché lo intravedo. Ma avermi rintracciato mi ha fatto molto molto piacere. Per cui Roberto, Pino e alcuni di noi cominciamo a scambiarci, ci siamo già scambiati mail, abbiamo già cominciato a lavorarci sopra. Credo che fare questo, noi chiamiamolo gruppo di lavoro, in Italia è pieno di gruppi di lavoro, è pieno di comitati, commissioni. Pino, noi siamo esperti in questo, Armando, non funzionano. Allora, vediamoci un po', le task force, bravo Armando. Sergio, sentiamoci in 3 o in 4, Fabri, mettiamo in piedi, se Elso è d'accordo, certo, la materia, che poi decidiamo quale è da affrontare. Perché di caldo al fuoco oggi ne abbiamo messa tanta, credo. Per cui credo che si possa, Claudio, anche tu, Claudio Garibaldi, che tra l'altro mi lega molto a Claudio Garibaldi, rappresentante della mutua, della mutua soccorso, che nei pompieri esiste dal 1000. Alla fine dell'Ottocento c'è un'associazione fra i vigili del fuoco che nasce nel 1885 e esiste ancora. Ecco, può essere scritto chiunque. Per cui Claudio è uno di quelli che cerchiamo la memoria delle cose anche pompieristicamente storiche di questa cosa a Roma, che avviene a Roma ma e anche in altri comandi d'Italia. Per cui Claudio è uno duro, è uno che non molla. Per cui vediamo, certo, di mettere in piedi fino a questo gruppo di lavoro ristretto o questo gruppo di amici su quale lavorare. Ormai ci sentiamo alcune cose, Sandro, anche con te. Piero, io non ho cominciato io nel 1885. No, ma lo so, io. Dai. Però Piero c'era, eh. Io c'ero, senti Piero. Certo. C'era okay. Pure Fabrizio che è arrivato qualche giorno prima di me. Certo. Allora, io vi ringrazio e vi saluto tutti intanto. L'appuntamento a tutti ce l'ha dato Piero, quindi dobbiamo per forza ritrovarci, rivederci con molti di voi. Voi incominciate a lavorarci, noi diamo la nostra disponibilità sicuramente, la piattaforma e anche magari qualche iniziativa per diffondere, per contattare sindaci, ANCI, certo, strutture. Certo. Ecco, esatto, in modo che magari, esatto, che incominciamo a fare meno sensibilizzazione, diciamo, e di lì magari si può partire a fare qualcosa. Va bene, okay. Va benissimo. Okay. Penso, grazie di averci sopportato. Grazie a tutti e a voi. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.